Benvenuti, bentornati e ciao a tutti. Vediamo se riesco a registrare questo video. Tosse permettendo, testa permettendo, postino permettendo, tutto, occhiaie permettendo, tutto permettendo. Come vedete dal titolo, è il video, delle risposte alle domande che mi avete fatto sotto al mio video di ringraziamento per i 1000 iscritti. Ho già provato a registrare questo video ieri, ma è stato un caos. L'ho cancellato perché ero arrivata neanche a metà delle risposte ed ero a 1 ora e 20 di registrazione, ma mi ero impappinata 1000 volte, tossivo in continuazione, quindi ho cancellato tutto e ho registrato un altro video. Così se anche oggi non riesco a registrare questo, domani comunque un video pronto da mettere sul canale ce l'ho. Se invece va tutto come deve andare, domani, cioè giovedì, state vedendo questo video, che nella mia testa doveva essere il primo video dell'anno, ma qua sta andando tutto allo scatafascio, organizzazione a ramengo, perché come avete visto il primo video dell'anno era un video che avevo registrato a fine novembre ed era la terza parte del bookshelf tour dei libri non letti. Fortunatamente ce l'avevo lì buono, già registrato, e sono riuscita a non lasciare il canale scoperto, perché sono arrivata un po' lunga con l'organizzazione, sono arrivate le vacanze di Natale, poi avevo i bimbi a casa e quindi non sono riuscita a registrare altro e ho dovuto tappare il buco con quel video, che spero comunque vi sia piaciuto. E quindi faccio uscire in ritardo di un giorno dalla programmazione, quindi non lunedì ma giovedì questo, se oggi riesco a registrarlo, tosse permettendo. E lunedì uscirà quello che ho registrato ieri, insomma, cose che non me ne frega niente, ma per dirvi che qua è il caos. Abbiamo iniziato il 2023 con il caos. Bene, allora, visto che le domande, alcune le ho già lette, i commenti, alcuni li ho già letti ieri quando ho provato a registrare questo video, non tutti, e mi sono accorta di una cosa, che essendo tanti commenti, perché sono 70 commenti, grazie mille. Senza nulla togliere, non ve la prendiate, ma leggerò solo i commenti dove ci sono delle domande, perché ci sono tanti commenti che sono semplicemente dei complimenti che mi hanno allargato il cuore in una maniera straordinaria. Mi avete avvolto da un affetto che non credevo, e non so neanche se me lo merito, però grazie mille, perché veramente leggere le vostre parole fa bene al cuore e non è così scontato. Però non voglio che questo diventi un video, uno, stralunghissimo, anche se a voi piacciono i miei video lunghi, grazie mille, però non voglio esagerare facendo un video di 2 ore, e seconda cosa, autocelebrativo, dove leggo, oh, come sei brava. Quindi vi nominerò perché ci tengo a nominarvi e a ringraziarvi per quello che mi avete scritto, ma non sto a leggere proprio tutti i commenti. Cercherò, senza fare magari troppe pause, perché devo dare un attimo un'occhiata al commento per ricordarmi se c'è una domanda in mezzo oppure no, di leggere solo i commenti dove ci sono delle domande e rispondere. Rispondere a braccio, nel senso che, come vi ho detto, avendo già provato a registrare questo video, alcune risposte le avevo già date ieri, quindi un po' ci ho ragionato sopra, più che altro mi sono organizzata, perché ieri mentre rispondevo così a braccio non avevo oggetti da farvi vedere che mi chiedete in alcune domande, stavolta invece me li sono preparata. Domande a cui non avevo risposto già quando ho provato a registrare il video e che non ho più letto, non me le ricordo più, quindi vado molto a braccio, molto a sentimento, vediamo cosa ne viene fuori. Bene, iniziamo. Allora, primo commento di Simona Brunetti, dove mi fai i complimenti, eccetera, eccetera, grazie mille Simona. Allora, domanda banale. Nessuna domanda è banale, mai. Usi un qualsiasi metodo per fermare nella memoria i libri che hai letto? Ti scrivi delle parole chiave, una breve recensione o altro? Vorrei fissare nella memoria più a lungo ciò che leggo, non dico tutto, ma non fare immediatamente tabula rasa, grazie. Allora, grazie a te per aver commentato e per la domanda. Allora, fino a qualche tempo fa, diciamo, fino a quando non ho conosciuto, incontrato Lia, io leggevo senza segnarmi niente. In alcuni libri raramente sottolineavo a matita se proprio c'era qualcosa che mi colpiva particolarmente, ma io leggevo, chiudevo il libro, lo mettevo da parte, ne prendevo un altro, aprivo, leggevo, lo chiudevo, così, proprio uno dietro l'altro. Poi ho conosciuto Lia che ha un metodo di lettura che ho preso a prestito
e poi sto sempre più affinando anche vedendo come fanno altre persone, tipo anche Selvaggia che ha fatto tanti video in merito ai suoi quaderni, a come prende appunti e tante altre persone che seguo su Instagram e su YouTube. Non ho un metodo preciso, nel senso che io vado a sentimento a seconda del libro che ho davanti, a seconda della possibilità che ho in quel momento, perché a volte leggo con i bambini in casa, quindi mi chiamano ogni 2 secondi, oppure ho Daphne in braccio e quindi non riesco proprio fisicamente magari a segnare cose. Dipende anche dal libro, ci sono libri che inizio senza pensare di segnarmi nulla, tipo leggo un thriller o leggo un romance, difficilmente mi tengo i post-it di fianco per segnare le pagine. E sono libri che leggo così in una botta per la trama e via, e mi segno giusto le impressioni finali. Ci sono libri, come sto facendo ora con I Miserabili, che fin dalla prima pagina mi metto lì di fianco post-it per segnare, scusatemi, per segnare frasi, passaggi importanti e foglietti per scrivere le mie impressioni a caldo. Quindi non ho proprio un metodo preciso, ma ho imparato, grazie a Lia, che bonariamente all'inizio prendevo in giro perché dicevo: ma che secchiona che sei, ma devi leggere per il gusto di leggere, non star lì a studiare ogni frase. Invece poi la ringrazio e la ringrazierò sempre perché è stata lei che mi ha dato l'input per cominciare anch'io a fare questa cosa, e ho visto che le letture mi si fissano di più nella testa se prendo anche solo qualche appunto volante o con i post-it segno qualche pagina, qualche riga. E da quando ho iniziato prima col podcast e poi a fare video, questo mi serve perché magari parlo di letture che ho fatto tanti mesi prima, ma anche solo quando trascorre un mese, magari ho letto 4-5 libri, ricordarmi di preciso cosa ho pensato, cosa ho provato, sarebbe difficile senza appunti. E uso quadernini a caso. La prima agenda che ho usato per segnarmi le letture è stata questa. Bellissima, è il book journal della Moleskine, e vabbè, con dentro 1.000 foglietti perché poi ci butto dentro 1.000 foglietti. Avevo iniziato scrivendo tutto per bene, tutto preciso con i pennarelli, tutto colorato, per finire a scrivere in maniera molto veloce i miei appunti mentre leggevo. Quindi ho iniziato con questo, poi l'anno scorso ho continuato con un altro quadernino, anche qui proprio un quadernino a caso, dove scrivo il titolo, ovviamente l'autore, quando inizio e quando finisco la lettura, le stelline, che è una cosa che riporto anche su Goodreads, però lì è un qualcosa di più schematico, immediato. Qui invece poi prendo tutti i vari appunti. E poi a fine del mese c'è anche il post-it con gli acquisti fatti in quel mese. E questa è una cosa che ho preso di ispirazione da Selvaggia, il fatto di segnarmi mese per mese gli acquisti che faccio. Un po' perché appunto cominciando a registrare video su YouTube per fare i book haul e essere sicura di farvi vedere tutti i libri che ho comprato, perché a volte ne compro tanti, come vedrete nel prossimo book haul, e magari li ho appoggiati non nell'apposito spazio dove appoggio i libri appena comprati, me ne dimentico uno e quindi qua posso controllare e di farveli vedere tutti, e un po' anche per me personalmente per avere un po' un quadro della situazione. Questo l'ho finito con le ultime letture del dicembre 2021, tra l'altro con fogli volanti, perché non sempre riesco ad avere il quaderno sotto mano. A volte mentre leggo ho appunto i bambini intorno, non riesco a prendere proprio il quaderno fisicamente, quindi uso dei foglietti volanti, tipo questo, dove scrivo proprio delle frasi veloci, degli appunti che se ho tempo e voglia poi riporto in ordine sul quadernino, altrimenti ficco i foglietti dentro al quaderno. Vorrei un giorno metterli comunque un po' in ordine perché ci sono dei foglietti che sono scritti con una calligrafia che manco il medico della mutua scrive così male. Cioè, per farvi vedere, questi sono è il post-it degli acquisti di dicembre. Sono 3 post-it uno dietro l'altro. Però l'importante è che i foglietti ci siano, che se io voglio andare a vedere, comunque io mi raccapezzo in quello che ho scritto e ci capisco. Poi ovvio che vorrei metterli un pochino più ordinati, ma quando avrò tempo e voglia. Quest'anno, oltre al quadernino, che in questo caso è questo bellissimo quadernino che mi è stato regalato, e innanzitutto invece che il post-it volante ho dedicato
una pagina specifica il mese e poi invece che iniziare subito con le letture, libri comprati, così ho una pagina e non ho il post-it volante che rischio di perderlo o di doverne aggiungere 500 e avere tutto un casino disordinato. Ma oltre a questo, che sarà il libro dove il quadernino dove scriverò le mie impressioni, i miei appunti come ho fatto gli anni passati, lo farò vedere meglio nel book haul e quindi qua ve lo anticipo soltanto, ho comprato anche questo, che è il bellissimo diario di lettura ideato da Felicia Kingsley. È stupendo e ci sono, oltre che le schede dei libri, che però hanno poco spazio per scrivere le proprie opinioni sul libro e quindi è per quello che continuerò a usare il quadernino, perché il quadernino è proprio qualcosa che io uso per buttare giù le impressioni a caldo, velocemente, scritte anche magari non proprio bene. Questo invece è un diario di lettura con tante schede da compilare. E lo voglio usare più per riflettere sulle letture che faccio, avere degli schemi che mi fanno vedere e capire quanto spendo, quanto leggo in un giorno, quanto leggo in un mese, e in maniera proprio carina, più schematica, più a colpo d'occhio, e proprio io mi rilasso tutte le mattine, come vi dirò poi nel book haul, mi metto lì e compilo la casellina che devo compilare. Lo trovo straordinario e penso che se continueranno a pubblicarlo lo comprerò tutti gli anni, sempre da affiancare al mio quadernino delle letture. Quindi questo è il mio metodo, ma non è un metodo preciso. Io non ho mai avuto metodi, anche quando studiavo a scuola non avevo un metodo di studio, cioè in queste cose proprio sono pessima. Poi Kinza 89 domanda: qual è stato il libro che più di tutti ha cambiato la tua vita da lettrice? Quello che insomma ha contribuito a farti diventare la lettrice che sei adesso? Allora, questa è una domanda che in versioni diverse, ma ritorna anche più avanti in altri commenti. Io, come ho detto più volte, non posso delineare e trovare un libro solo. In generale, cioè gli assolutismi del un libro che ti porteresti su un'isola deserta, se va a fuoco la casa, l'unico libro che salveresti, non ce la faccio, perché è una vita che leggo e di libri bellissimi nella mia vita ne sono capitati tanti. Come lettrice sono cambiata più e più volte, nel senso che ho esplorato vari generi, ci sono stati momenti della mia vita in cui preferivo dei generi, più leggeri, leggevo magari molti più romance. Periodi in cui leggevo cose più pesanti, dei saggi sulla religione, eccetera, eccetera. Insomma, è difficile per me dire un libro, però se devo rispondere a questa domanda, mi verrebbe da dire Le fiabe sonore, perché tutto è partito da lì. Ve le ho fatte vedere, i raccontastorie e le fiabe sonore sono i libri che. I primi libri di cui io abbia un ricordo, sicuramente avrò avuto anche libri quando ero più piccola, i libri cartonati, quelli che magari invece che leggerli li massacravo, li masticavo, ma il primo proprio ricordo di un libro che sfogliavo da sola, mettevo la cassetta nel registratore, ascoltavo le storie e che la sera quando andavo a letto mi facevo leggere da mia madre, sono quei libri e secondo me è nato tutto da lì. Poi, sempre con questa bella tosse da fumatore di sigari cubani, Claude Metti, auguroni di cuore, eccetera, eccetera, grazie mille. Le mie domande sono due. Uno, coltivi anche altre passioni oltre alla lettura? Allora, sì, non tantissime, nel senso che la priorità io la do sempre alla lettura. Quando ho un attimo di tempo durante la giornata, io leggo. Quando mi rimane un attimo di tempo in più, oppure sono in quei periodi in cui ho la testa un po' altrove e non riesco a concentrarmi sulla lettura, guardo video su YouTube di altre persone che parlano di libri, non seguo tanti altri canali, anzi direi quasi nessuno, che parlano di altre cose. Seguo principalmente persone che parlano di libri. E ascolto musica, vado a fare passeggiate quando il tempo lo permette, e il tempo lo permette per me vuol dire questo tempo, non l'estate, la primavera, perché lì faccio due passi, sudo, mi cala la pressione e crepo per strada. Quindi quando è inverno, c'è freddo, puoi camminare per delle ore che non senti il caldo, non sudi. E mi piace molto scrivere, e
mi viene da sorridere perché il mio sogno, fin da quando ero ragazzina, è sempre stato quello di eventualmente diventare una scrittrice, ma vabbè, però ho tanti romanzi nel cassetto, tutti iniziati, nella mia testa tutti finiti, ma nel concreto ho finito neanche uno. Però quando ho tempo e voglia mi ci metto e mi piace molto scrivere. Nient'altro, non ho passioni e hobby specifici tipo fare la maglia, fare l'uncinetto, fare decoupage, attività fisica. No, così su due piedi, proprio cose molto banali, cioè banali per me non sono banali, però molto scontate: ascoltare musica, scrivere, passeggiare e guardare serie TV, film e video su YouTube. Seconda domanda, un lato positivo e uno negativo del mondo di BookTube. Un abbraccio e ancora auguri. Un abbraccio anche a te, Metti, grazie mille. Allora, un lato positivo per quanto mi riguarda è che grazie a BookTube ho conosciuto molte persone e alcune di queste sono diventate mie grandissime amiche. Persone veramente molto importanti e speciali nella mia vita, cosa che non sarebbe successa altrimenti perché sono persone che non avrei avuto modo di conoscere se non attraverso i video che facevano, che fanno e quindi contattandole, cominciando a parlare, a chattare con loro e scoprendo persone fantastiche che poi sono diventate mie amiche. E un lato negativo è sempre lo stesso, lo so che batto sempre lì, ma per me questa è una cosa molto importante. Lo snobismo che hanno alcune persone che si ritengono intellettualmente più alte di altre e che magari è anche così, perché non sto dicendo che tutti parliamo allo stesso modo di libri, tutti abbiamo le stesse capacità, tutti abbiamo lo stesso background scolastico. Ci sono persone che parlano meglio di libri, che li sanno analizzare meglio, che usano dei paroloni e io le seguo anche con piacere perché vorrei imparare e perché mi piace sentir parlare bene di libri. Ma a questo mondo, non solo in BookTube, in generale nel mondo, siamo tutti diversi. E a me le persone che si sentono superiori e che marciano su questa cosa, danno fastidio. Perché il fatto di innalzarsi puntando il dito contro gli altri, secondo me, è indice di grande frustrazione. E mi viene da dire, se sei frustrato, vai a fare altro, vai a fare una passeggiata, fai la maglia, dai due pugni al muro, ma non rompere le palle agli altri. Perché qui siamo tutti dei dilettanti, nel senso che da quello che sa, passate tra virgolette, parlare peggio di libri a quello che ne parla in modo divino. Nessuno di noi è un critico letterario, nessuno di noi viene pagato per parlare di libri, non è il nostro lavoro, non abbiamo fatto studi che ci hanno portato a diventare critici letterari. Quindi, come si dice qua a Modena, fly down e scriva i giaroun, ovvero scriva i giaroni che sono le pietre, i sassi. Perché se non ti piace come una persona parla di libri, vai avanti, non ti iscrivere al suo canale, non guardare i suoi video, ma quando vengono fuori quelle polemiche sterili, secondo me, di quelle persone che, ah, BookTube non è più BookTube di una volta, le persone fanno vedere solo le copertine, leggono le trame dietro, non parlano dei libri. Può essere anche vero, però che te ne frega, cosa te ne viene in tasca te? Se queste persone si rilassano a fare questo tipo di video e ci sono persone che si rilassano a guardare questo tipo di video e quindi hanno un seguito, stai rosicando perché loro hanno magari più iscritti di te, che parli di libri in maniera più approfondita? Rosica, ma non rompere le palle agli altri. Cioè, a me questa cosa proprio dà un fastidio fuori dal normale. Anche per me ci sono delle persone, che non parlano di libri come piace a me, non che ne parlino meglio o peggio di me o di altre persone, ma che a me non piacciono. Non le seguo, basta, non sto lì a dire, però. YouTube è un contenitore, non BookTube, proprio YouTube è un contenitore vastissimo, c'è spazio per tutti. Vivi e lascia vivere.
Perché veramente mi viene da dire, se stai lì a ragionare su lui parla meglio, lei però non dovrebbe fare video perché non è alla mia altezza, se non sei preparato, se non sai dire vita, morte, miracoli dell'autore e non sai fare tutto un filo rosso tra tutte le letture che hai fatto andando a parlare della letteratura del Novecento, della Russia che in quel periodo era un periodo politico e sociale, allora non puoi stare su YouTube, non puoi parlare di libri, no, chi l'ha detto, chi sei? Sei Dio sceso in terra che hai deciso che queste sono le regole? No, YouTube è libero, siamo in un paese libero, fortunatamente, non si sa ancora per quanto, nel rispetto ovviamente degli altri e nel limite della decenza, siamo liberi di pensare quello che vogliamo e di dire quello che vogliamo. Nel rispetto degli altri e nel limite della decenza, questo è importantissimo per l'amor di Dio, ma a meno che non diciamo castronerie enormi e soprattutto non truffiamo le persone facendo finta di essere quello che non siamo, ovvero io domani mi metto un camice bianco, dico sono un medico e comincio a dire stronzate facendo pensare alla gente che se bevono quest'acqua miracolosa del mio rubinetto che costa 10 euro a bicchiere vi risolve tutti i mali, che allora lì no, quello è un'altra cosa, ma per il resto non facciamo male a nessuno quando diciamo le nostre opinioni, quando parliamo. Quindi non rompete le palle. Scusate, ma questo è un argomento che più volte è venuto fuori parlando di libri e proprio mi fa imbestialire. Poi Yvonne Menna che mi dice solo brava Alice, meritatissimo, grazie mille Yvonne. Patrizia Pollo che anche lei mi fa un complimento, grazie mille. Cinzia, moglie e mamma. Oltre, vabbè, grazie, i complimenti, grazie mille. Io oltre alla lettura ho una passione per i quaderni di lettura, perciò la mia più che una domanda è una richiesta, sempre se ti fa piacere, se puoi mostrare il tuo quaderno delle letture. In più vorrei sapere se oltre alla lettura hai altre passioni. Allora, Cinzia, ho già risposto con le domande precedenti sia sulle passioni sia sui miei quaderni di lettura, che sono quelli che vi ho fatto vedere prima. Quindi anche qui già detto, Delia Mascellani. La mia domanda è: che diavolo è quella specie di mongolfiera a strisce che hai alla tua sinistra? Che non c'è perché l'ho tirata giù, facendo cadere fiocchi di polvere come se nevicasse, visto che non è venuta la neve vera qua a Modena, faccio nevicare io in casa mia. È questa che la maneggio piano perché l'ho tirata giù, ma non l'ho ancora pulita. È proprio una mongolfiera, è un cuscino a mongolfiera dell'IKEA, che non so se la fanno ancora perché io l'ho comprato anni fa e l'ho comprato, che in verità non l'avevo neanche comprato io, in tandem con questo cuscino che ha forma di bus londinese, quello a due piani. E sono tutti cuscini, come anche questo che è proprio un cuscino da letto, che io spargo nella libreria per tenere i gatti lontani. Cioè questo che era là sopra, insieme a quel rullo lì che fa parte del tiragraffi gigante che hanno i gatti che hanno staccato e l'ho messo lì. Erano lì sopra da tempo immemore, da quando il corridoio non era ancora così con queste librerie, perché loro c'era un mobiletto più basso e riuscivano a salire qui sopra e poi con le zampe a penzoloni mi graffiavano tutti i libri, tutti questi libri qua me li graffiavano e quindi io avevo messo i cuscini per far sì che loro non avessero appoggio e non andassero lì sopra e poi anche quando è cambiata la disposizione li ho lasciati là sopra. Questi invece sono messi lì perché ci sono quelle due buchetti dove ci sono meno libri e loro riescono ad andare sopra e fanno i disastri, quindi devo tappare i buchi. Questa è la mia vita. Allora, Evrianna Valenzano, che mi fai i complimenti, grazie mille. Questa è una delle mie domande. Ti piace il sushi? Quali altre passioni culinarie hai? Io adoro i dolci. Il sushi mi piace tantissimo, ho una gran voglia di mangiare sushi, che è da un sacco che non lo mangio. Allora, passioni non ne ho di particolari, nel senso che io sono una pessima cuoca e non mi piace cucinare. Io vorrei un cuoco, ho un pelo che vaga davanti. Vorrei un cuoco maschio, avvenente, così mentre cucina me lo guardo anche, insomma, uniamo l'utile al dilettevole. Perché proprio è una cosa che mi annoia, che mi infastidisce, poi ci sono da lavare mille pentole, c'è da stare attenti alle cotture, alle non cotture, fai lievitare, non fai lievitare, è una cosa proprio che mi innervosisce. Mi piace però molto mangiare. Però non ho delle passioni specifiche, mi piace il sushi, mi piace la pizza, sono una gran pastaiola,
nel senso che mi piace molto la pasta e la mangerei sempre, pranzo, cena, la pasta con vari sughi. Mi piacciono molto le verdure, soprattutto crude. Mangio un po' meno frutta, non perché non mi piaccia, ma perché non lo so, non ho l'abitudine. Mi piace molto tutto quello che è pane, focacce, roba da forno, diciamo così. Non mi piace la carne, non sono vegetariana perché qualcosa di carne lo mangio, però non mi piace il pesce, crostacei, molluschi, beh, mi fa schifo solo a guardarli, mi fa impressione, non so come facciate a mangiare gamberetti che hanno quella forma che sembrano insetti, mi viene il vomito solo a guardarli. Magari sono buonissimi, però proprio è un muro mentale. E sì, non ho mai assaggiato un gamberetto in vita mia. E uno dice, ma ti piace il sushi? Sì, ma nel sushi non ci sono cose, zampe, è tutto lì in quella pallina, non si vede. Poi di solito io mangio tipo il sushi col salmone, col tonno, cose del genere. E mi piacciono tantissimo i dolci, proprio quelli li mangerei dalla mattina alla sera. Non mancano mai i dolci in casa mia. Non mi piacciono i dolci troppo cioccolatosi, cioè se devo mangiare il cioccolato, tipo la barretta di cioccolato, il quadratino di cioccolato, sì, ma i dolci cioccolatosi, tipo budino al cioccolato, la torta Sacher, quelli che proprio, cioè, cioccolato a tutto andare, quelli non è che dico di no, perché non è che mi fanno schifo, però preferisco altro. Ad esempio mi piacciono molto i dolci a cucchiaio, i semifreddi, il tiramisù, mamma mia, tiramisù io lo mangerei a vagonate, il gelato, quindi... Ecco, più o meno questo. Poi Elisa Tiengo, che non fa nessuna domanda, ma mi fa solo dei gran complimenti, grazie mille. Di nuovo Evrianna Valenzano. Altre domande che vorrei farti sono quali altre passioni hai? Ho già risposto. Io lavoro a maglia ad uncinetto. Bravissima, io invidio tantissimo le persone che lavorano a maglia all'uncinetto o che in generale riescono a creare con le proprie mani qualcosa. Io in queste cose sono una ciofeca, tant'è che anche con i bambini non sono una di quelle mamme che si mette al tavolo e dice sì, spacciughiamo, facciamo, incolliamo, ritagliamo. Io odio tutto quello che è manuale, proprio non fa per me, quindi tanto, tanto di rispetto. Mi sono iscritta su Instagram da qualche giorno, ti vengo a cercare anche lì, liberissimi di farlo. È un profilo pubblico. Pubblico poco, c'è stato un periodo in cui pubblicavo le foto dei libri che stavo leggendo, senza didascalie, senza post sotto, perché semplicemente facevo la foto del libro e qualche foto della mia vita privata, dei miei bimbi. Adesso lo uso molto, cioè lo uso nel senso che guardo molto Instagram, ma io personalmente pubblico poco, magari giornalmente o una volta ogni 2 o 3 giorni. Metto una foto nelle storie, qualcosa che ricondivido nelle storie, non lo uso più di tanto, però se volete seguirmi anche lì, assolutamente dovrebbe esserci nella descrizione del canale il link alla mia pagina Instagram, che comunque è Cava880. Per ultimo, invidio tanto la tua collezione di King, anche io sto cercando di recuperare tanti suoi libri. Un abbraccio grande, un abbraccio anche a te. Poi, Alice Manzini. Grande Alice, grande Alice, bello chiamarsi tutte e due Alice. Visto che siamo entrambe appassionate di montagna, hai voglia di raccontare qualche tua escursione che hai particolarmente amato? Grazie mille. Allora, io amo la montagna, ma non sono assolutamente un'esperta di montagna. E nel senso che non ho mai fatto escursioni, arrampicate, passeggiate. Sono stata qualche volta in vacanza in montagna. Neanche troppe volte, quando ero adolescente sono stata a Fiumalbo, che è qui sulla montagna modenese, e negli ultimi tempi sono stata 3-4 volte a Merano con i bimbi, da quando sono nati i bimbi, perché le mie vacanze altrimenti sono sempre state organizzate come vacanze di visita a città, di solito città europee. Perché a me piace molto andare a visitare le città, non mi piace fare la vacanza al mare, anche se ultimamente con i bimbi mi sono dovuta piegare anche a questo tipo di vacanza per loro, ma io non sono una tipa da mare, non so nuotare, non mi piace andare nell'acqua, ho sempre paura che ci siano granchietti o cose schifose che mi toccano, mi sfiorano, odio stare al sole, sudo, non mi piace abbronzarmi. Odio aver gente intorno che schiamazza, che fa cose, che mi è a 2 centimetri, che mi suda a 2 centimetri dal mio lettino o dal mio asciugamano. Quindi,
Assolutamente no. Mi piace tantissimo la montagna nel senso che innanzitutto in contrapposizione al mare. Il mare non è che non mi piaccia, però magari mi piace più in primavera, in autunno, in inverno. Cioè non mi piace la vacanza tipica al mare, il 15 di agosto essere in spiaggia sul lettino, stare tutto il giorno dalla mattina alla sera in spiaggia. Quello non mi piace e perché solitamente al mare ci si va in estate, che è una stagione che io non sopporto. Quindi in contrapposizione al mare amo la montagna e se posso scegliere vado a fare le ferie in montagna, adesso che i bimbi sono piccoli e non è che me la senta di andare in giro a fare delle sfacchinate col caldo, in città a prendere aerei, cioè in verità con Eugi l'abbiamo anche fatto perché era un bambino molto più gestibile, adesso che c'è Daphne che è ingestibile facciamo delle vacanze un pochino più alla mano. E quindi non sono esperta di montagna, non posso risponderti perché è l'idea della montagna e quel poco di montagna che ho visto nella mia vita che mi attrae e mi piace. Ho fatto anche un campo estivo, ero alle elementari, però sì, per dire, sono stata tipo 2 settimane con la parrocchia quando ero più piccola in montagna e mi piace il clima, mi piace l'aria che si respira, il paesaggio, la vita di montagna, ma non sono assolutamente un'esperta, quindi non posso rispondere. Oh, qui abbiamo le 10 domande di Sebastiano. Ciao Sebastiano. Bene, proviamo a rispondere. Allora, c'è un libro importante per ogni tappa della tua vita fino ad ora? No, come ho risposto prima, io non riesco a rispondere a queste domande che sono un po' degli assolutismi per me, cioè un libro da ricondurre a un momento della mia vita, anche perché non ho dei libri che si collegano strettamente a delle tappe, dei momenti cruciali della mia vita. Anche perché non sempre ho letto così tanto come sto leggendo ora. Ci sono stati dei momenti cruciali della mia vita in cui leggevo poco o non leggevo niente. Quindi non ho dei libri da ricondurre alle varie tappe della mia vita, se non, come ho risposto prima, quelli che secondo me mi hanno iniziato la vita da lettrice. Poi, seconda domanda, la tua top 5 di serie TV, se ne guardi, e la tua top 5 di film. Allora, serie TV e film ne guardo non tantissimi, ma non perché non mi piacciono, ma perché, come dicevo prima, quando ho un attimo di tempo libero, io uso quel tempo per leggere principalmente. Quindi, sì, ogni tanto guardo più serie TV che film, ma non posso fare una top 5 perché ne guardo talmente pochi, dilatati in un tempo talmente lungo che anche a memoria, cioè dovrei proprio mettermi lì e ricordarmi tutti i film che ho guardato negli ultimi, per dire, 15 anni e tutte le serie TV che ho guardato, quindi non posso fare una top 5. Posso nominarne alcune così a caso, non in ordine di importanza o non perché siano le più belle che ho visto. Allora, l'ultima che ho visto, che me la sono guardata tutta di fila, Mercoledì. Mi è piaciuta tantissimo, e me la sono proprio guardata, sparata una puntata dietro l'altra. Poi ho guardato la prima stagione, forse anche la seconda, non mi ricordo bene, di Sabrina. E la prima stagione mi è piaciuta un sacco, la seconda un po', avevo iniziato forse la terza, ma avevo abbandonato. Stranger Things, di cui ho visto, sedetevi, state calmi, non fatevi venire l'iperventilazione, ma ho visto solo la prima stagione, che ho adorato. Ho iniziato la seconda, ma poi l'ho messa in sospeso, non l'ho abbandonata perché voglio andare avanti, ma nel frattempo sono subentrate altre visioni, poi mi sono dimenticata, poi esce sempre qualcosa di nuovo che magari in quel momento attira la mia attenzione, quindi è ancora lì in sospeso che mi aspetta. Una serie TV che non so se c'è più su Netflix perché è vecchissima e a volte Netflix fa questa cosa di togliere le serie TV o i documentari, una cosa che odio, perché mi viene da dire non avete abbastanza spazio, non potete tenerli lì, che magari io me la sono messa nella mia lista da guardare, poi passano i mesi e dopo non me ne ritrovo più. E The OA, proprio così, The, articolo inglese, The OA, e sono 2 stagioni, io ho visto solo la prima e mi era piaciuta tantissimo, nonostante ci siano alcuni particolari un po' imbarazzanti, cioè c'è un balletto che fa la protagonista, lo fa più volte e ha un significato, però è un po' imbarazzante. Però a parte quello, se non l'avete visto e se c'è ancora, andatelo a recuperare perché secondo me è una serie strepitosa di cui non ho mai sentito parlare. Cioè non l'ha mai guardata nessuno, almeno le persone che seguo io non l'hanno mai vista e né guardata, per me è una serie veramente strepitosa. L'unica serie, se non muoio qua, che
che ho guardato e continuo a guardare, non mi perdo una stagione e l'ho proprio guardata tutta, è American Horror Story. Quello per me è una serie spettacolare, secondo me non ha mai perso un colpo, ovviamente con degli alti e con dei bassi, ma mi sono piaciute tutte le stagioni. E, mi manca da guardare una stagione che è quella che si intitola 1980. Non lo so, quella ambientata negli anni 80, che avevo iniziato a guardarla, ma poi l'avevo sospesa per vari motivi e devo ancora riprenderla. E devo cominciare a recuperare la nuova stagione che sta uscendo adesso su Disney Plus, quella proprio girata e messa in onda nell'ultimo mese. Però ecco, di quella non mi sono mai persa assolutamente nessuna stagione, nessuna puntata. Adoro, 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 adoro. E basta, così a memoria, ma serie TV non ne vengono in mente altre. Stavo pensando, no, così a memoria no. Film, ecco qui, andiamo un po' più sul difficile perché di ultime uscite non ne ho viste. Anche perché al cinema non ci vado da tempo immemore. E ecco, un'altra mia passione è andare al cinema, ma è una passione che non... di cui non posso usufruire col fatto che ho sempre i bambini con me, soprattutto la sera, sono sempre con me e quindi non, per il momento non posso andare al cinema, ci tornerò quando saranno un pochino più grandi, ci tornerò anche con loro. Ecco, ho visto It, la prima e la seconda parte sono riuscita a vederlo al cinema, la prima parte ero incinta di Eugenio e avevo proprio il pancione perché Eugenio è nato a inizio dicembre ed era uscito a ottobre, quindi avevo proprio questo pancione. E sono riuscita ad andare a vedere anche la seconda parte che è uscita nel 2019 e quella a me è piaciuto molto, con vari difetti che ci possono essere, però a me è piaciuto molto la trasposizione di It fatta in quella maniera. Poi di film ho visto Le strade del male, che è tratto da un libro che aveva consigliato la Penny e prima di cosa che di solito non faccio, però visto che non sapevo quando sarei riuscita a recuperare il libro più che altro a leggerlo, ho guardato prima il film, mi è piaciuto molto e ho poi recuperato il libro, lo voglio leggere perché la Penny mi ha detto che il libro è ancora più crudo del film, mi è piaciuto tantissimo. E poi vabbè, ci sono tutti i film della mia infanzia barra adolescenza che magari non sono dei filmoni, ma per me lo sono perché a livello affettivo li sento veramente miei e ogni volta che mi cimbatto in TV mi fermo e li guardo. Tremors, i Gremlins, i Goonies, tutti i film, quelli tipo, oddio, come si chiama? Con quell'attrice dai capelli rossi che faceva tutti quei film, tipo il mio 16° compleanno. Quell'altro Breakfast qualcosa, non mi ricordo più i titoli, non me li ricordo più, però tutti quei film lì di quell'epoca, Sposerò Simon Le Bon, cioè non sono dei film che a livello cinematografico hanno un valore, ma hanno un valore affettivo per me e io ogni volta che mi imbatto in quei film li guardo. Un altro film che guardo sempre e per me è meraviglioso è Misery, Misery non deve morire, tratto dal libro di King, ovviamente. E poi, boh, così non me ne vengono in mente altri. Se potessi scegliere un solo posto al mondo da visitare, quale sarebbe? Sempre solita premessa, io gli assolutismi li sento stretti perché per me scegliere un posto, cioè il mondo è vastissimo, ci sono tanti posti che vorrei visitare e che spero in un futuro, quando i bimbi saranno un po' più grandi, di poterli visitare anche con loro. Se ne dovessi scegliere solo uno, tra i vari, se proprio con la pistola alla tempia stai per morire e ti concediamo una sola vacanza, direi New York. È un mio pallino e spero un giorno di riuscire a visitarla. Ce ne sono tanti altri, vorrei andare in Canada, vorrei visitare tutto il nord Europa, l'est Europa, la Russia. Ci sono tanti tanti paesi che vorrei visitare, ce ne sono di quelli che mi incuriosiscono di meno, tipo l'India, l'Australia, l'Africa, il Sud America. Non dico che non ci andrei, cioè in alcuni posti no, tipo l'Australia che ci sono quegli insetti schifosi giganti, anche no. Africa qualcosa ho visto pochissimo, mi incuriosisce più il Nord Africa, ma lì c'è il problema del clima, che fa molto caldo.
e io crepo al caldo, quindi più che il posto di per sé è il clima che mi tiene lontano da queste zone. Però vabbè, se proprio dovessi scegliere solo una, dico New York. I tuoi attori preferiti, le tue attrici? Anche qua, col fatto che guardo pochi film e li guardo in tempi molto dilatati, cioè magari guardo due film all'anno, tre serie TV all'anno, ho anche poca memoria e poca esperienza, nel senso che non sono un'esperta, che molte volte visivamente li riconosco, ma non so neanche i nomi degli attori, quindi faccio fatica a dire il preferito in assoluto. Però posso dire che mi piace molto Tom Hanks, e vabbè. Il mio preferito, ma non tanto per come recita, che comunque secondo me è un bravo attore, ma perché mi piace molto a livello carnale. È quello che io chiamo Ranocchione, ovvero James McAvoy. È scoppiato il mio amore per lui quando ho visto, appunto, l'ho visto recitare in It 2, la seconda parte, e da lì poi ho recuperato tutto quello che ha fatto. Jim Carrey, boh, così su due piedi proprio non me ne vengono in mente. Come si chiama? C'è anche nelle strade del male, per quello che mi è venuto in mente. Quello che la Penny chiama il pattina. Lui, quello che ha fatto Twilight, a me non dispiace. Poi. Oddio, così proprio ho un vuoto perché ribadisco, per quanto mi piaccia guardare film e serie TV, ne guardo pochi, soprattutto negli ultimi anni, perché la mattina quando ho tempo leggo, e quando non devo fare altre cose, nella pausa pranzo magari guardo video su YouTube di altre persone che parlano di libri e poi dopo quando ci sono i bambini, se guardo la TV, guardo i cartoni con loro, quindi è difficile che io abbia proprio il tempo necessario per guardare un film o una serie TV. Quindi così su due piedi non me ne vengono in mente. Attrici, anche qui andrei sul classico, mi viene da dire Julia Roberts, Meryl Streep, chi altro? L'attrice, quella che ha fatto Mercoledì, che mi è piaciuta molto nel ruolo di Mercoledì, non la conosco, non so neanche come si chiami e non so che altro ha fatto nella sua vita, però in quel ruolo mi è piaciuta tantissimo. E Winona Ryder, Angelina Jolie, a me piace tanto. E basta, se no sto qua 2 ore a fare e perché non me ne vengono in mente altri. Il tuo ricordo più bello e se ti va di condividerlo, il tuo ricordo più brutto. Allora, vado un po' sullo scontato, ma così è, anche qui non c'è un assolutismo, ci sono tanti ricordi belli, fortunatamente, nella mia vita, ho 42 anni, quindi non sono vecchia, ma non sono neanche giovanissima, quindi ho vissuto una vita piena di ricordi belli e purtroppo anche di ricordi brutti. Andando un po' sullo scontato, il mio ricordo più bello è quando sono nati i miei bambini, tra l'altro. Due parti completamente diversi perché Eugenio è nato con un cesareo programmato perché era podalico, non si girava, stava lì fermo, seduto, lui ne fregava una mazza di venire al mondo e invece Daphne è stato un parto spontaneo, rapidissimo, velocissimo, dolorosissimo, però perlomeno è stato tutto molto veloce. E momento, ricordo più brutto, per non andare troppo nello specifico e troppo nel privato, in generale i lutti che come purtroppo tanti di noi ho dovuto subire nella mia vita, soprattutto lutti di persone giovani, nel senso che la morte, neanche a dirlo, è ovvio, è un qualcosa di orrendo, con cui non vorremmo mai fare i conti. Quando muore una persona anziana, il dolore c'è ed è fortissimo comunque, ma diciamo che c'è una specie di rassegnazione, cioè sappiamo che prima o poi la vita finisce, speriamo il più tardi possibile. Però se muore un nonno che ha 95 anni, avremmo voluto vederlo arrivare a 120 di anni, ovviamente perché gli vogliamo bene, però capiamo che comunque ha vissuto una lunga vita, ha vissuto tutta la sua vita. Un po' ci rassegniamo. Quando muoiono persone giovani, vedere una vita spezzata e tutto quello che non sarà più, si fa un pochino più fatica a farsene una ragione. Quindi direi che i miei ricordi più brutti sono legati ai lutti che ho dovuto affrontare di persone care come i miei nonni e
e amici che purtroppo hanno perso la vita molto giovani e che non ci sono più, e anche se può sembrare un po' stupido da dire, ma per me non lo è, anche la morte del mio gatto, che vabbè, non è forse da paragonare, cioè non la sto paragonando alla morte di queste persone, però il mio gattone, quello che avevo prima di questi due venuti dall'inferno, era il mio gatto, proprio il mio gatto, aveva 12 anni e tra l'altro ho dovuto decidere io di sopprimerlo perché stava malissimo, quindi è stato veramente pesante. Poi siamo già a 44 minuti, ho ancora un sacco di commenti da leggere. Riesci a trovare un difetto nei tuoi scrittori preferiti? Sì e no, nel senso che se devo star lì ad analizzare razionalmente e oggettivamente la trama, la scrittura dei vari libri degli scrittori che amo, sì, cioè li trovo perché nessuno è perfetto. Ma quando il mio amore è forte, come nel caso di King, nel caso di Ammaniti, nel caso della Anya Yanagihara, il mio cervello non li registra. Quindi vado oltre perché è talmente tanto quello che mi danno e talmente tanto il piacere mentre li leggo che il mio cervello non registra i difetti. Hai mai pensato di fare una diretta e parlare di libri con questa modalità? No, non ci ho mai pensato e per il momento non ci penso nemmeno perché, per quanto magari non sembri, ma sono una persona molto timida. Quindi un conto è parlare da sola davanti alla telecamera, che so che ci sono persone che poi guarderanno il video, ma se devo stopparlo, se non mi viene la parola, se devo tagliare un pezzo, che non lo faccio quasi mai perché poi sono pigra e quindi vado avanti così, però tipo ho provato a registrare questo video ieri. Ho registrato per un'ora e mezza, mi faceva schifo quello che era venuto fuori, ho cancellato il video completamente. Interfacciarmi così in diretta con persone che tra l'altro non conosco, quindi non c'è, o perlomeno la maggior parte di voi no, non conosco. E quindi c'è anche un po' quell'imbarazzo del non so chi ho davanti, non ho confidenza. No, non fa per me, per il momento, non si sa mai, ma per il momento no. Quali libri salveresti dall'Apocalisse? Non ti rispondo, Seba, perché come ho detto prima. Sono quelle domande che non, a cui non riesco a rispondere perché ci sono troppi libri, non ho dei libri preferiti in assoluto. Salverei il Kobo, ci metterei dentro tutti i libri che ho letto e che devo ancora leggere, tutti quelli che ci stanno e salverei il Kobo. Ultima domanda, quali sono i tuoi classici preferiti? Allora, di classici io ne ho letti veramente pochi. Sto recuperando man mano negli ultimi anni, quindi direi che posso nominare più o meno tutti quelli che ho letto perché a parte pochissimi. Quelli che ho letto mi sono piaciuti tutti, poi anche qui classici, di che periodo? Perché per dire anche Lolita per me è un classico contemporaneo, della letteratura contemporanea, però è un classico che ho adorato. Mi è piaciuto un sacco Notre Dame de Paris, mi è piaciuto un sacco Il Conte di Montecristo, Madame Bovary, su Madame Bovary suonano le campane, mi sta piacendo molto I Miserabili, sono all'inizio però mi sta piacendo tantissimo, Il ritratto di Dorian Gray. Poi ecco più o meno questi, quelli che mi vengono in mente così su due piedi. Poi qua, ah no, ok. Cici che dice: a me piacerebbe sapere un po' più di te, della tua vita. È una domanda molto generale. Non so come rispondere, nel senso che ho 42 anni, la mia vita è lunga e fortunatamente è stata anche piena di avvenimenti, quindi non so come rispondere a questa domanda se non con le altre domande che mi sono state fatte. Sono di Modena, sono modenese, non ho sempre abitato a Modena, per un periodo della mia vita ho abitato a Brescia, città che mi è rimasta nel cuore, anche se ho abitato a Brescia per un periodo brevissimo della mia vita ed ero anche piccolina, quindi non l'ho vissuta proprio appieno, ma mi è rimasta nel cuore. E sono Bilancia, sono nata l'8 ottobre 1980 e appunto dai 6 anni fino agli 11 ho abitato a Brescia, quindi ho fatto tutte le elementari e la prima media, poi sempre per motivi di lavoro di mio padre ci siamo ritrasferiti qui a Modena. È stato un po' uno shock questo trasferimento, però insomma tutto è andato bene, sono ancora qui. E poi che dire, ho quasi sempre lavorato nell'ambito dell'infanzia, dei bambini,
Non ho fatto l'università, ho fatto il liceo socio-psicopedagogico ex magistrali, che adesso si chiama liceo socio-psicopedagogico. Mi piaceva così tanto che invece che 5 anni ce ne ho messi 6 per farlo, perché volevo rimanere lì dentro, mi piaceva. Sono stata bocciata in terza superiore perché non avevo voglia di fare una mazza. Non sono mai stata una grande studiosa, nel senso che c'erano delle materie che mi piacevano più di altre, ma io studiavo giusto per avere il 6 politico. Avevo delle materie in cui avevo anche 7, 8, tipo italiano, storia, non si direbbe perché non mi ricordo più una cippalippa, ma perché non ho, come dicevo prima, mai avuto un metodo di studio, non sono mai stata una gran secchiona, una gran studiosa. Io avevo voglia di divertirmi, uscire con le amiche, farmi i fatti miei. E finito le superiori sono subito andata a lavorare, un po' perché mi rendevo conto che non avevo la testa per affrontare l'università, perché già a scuola studiavo per dovere e per avere il voto, perché mi dovevano, c'era la verifica, c'era l'interrogazione. L'università dove sei più libero e ti devi autogestire, non ce l'avrei fatta. E un po' perché volevo rendermi il prima possibile indipendente economicamente dai miei genitori, perché sono andata a vivere poi da sola anche abbastanza giovane, avevo 23 anni, 22, 23, non mi ricordo più. Ho fatto la commessa per un paio d'anni, capendo che non era assolutamente il mio mestiere, e poi casualmente ho partecipato a un concorso indetto dal comune per entrare nelle graduatorie per lavorare nei nidi. Sono stata presa, quindi ho lavorato un po' nei nidi per il comune, ho sempre avuto degli incarichi annuali, poi però mi ero scocciata perché non si vedeva la fine, nel senso che non si sapeva quando il comune avrebbe indetto il concorso per diventare di ruolo, e quindi voleva dire tutti gli anni non sapere in che nido si era, non sapere se la supplenza sarebbe stata annuale oppure ti avrebbero spostato di qua e di là per tappare i buchi. E il contratto ovviamente scadeva a giugno e ricominciava a settembre, quindi nei 2 mesi estivi, visto che vivevo già da sola e dovevo, non è che l'affitto si stoppava nei mesi estivi e neanche le bollette, dovevo fare un sacco di centri estivi, arrivavo fino a agosto che ero morta e dovevo ricominciare subito con le supplenze. Quindi sono andata via dai nidi comunali, ho provato ad aprire un baby parking con mia sorella, che andava anche molto bene, ma poi abbiamo dovuto chiudere perché è arrivata la crisi economica nel 2008-2009, e visto che la nostra era un baby parking, un'attività appena iniziata, non avevamo dei fondi per poterci sostenere prima di essere subissate dai debiti. Abbiamo chiuso e poi sono approdata a quella che è stata il mio lavoro fino a qualche tempo fa, ovvero. All'inizio mi sono arrabattata facendo 1.000 lavori, la cameriera, le pulizie a casa della gente e la babysitter per qualche ora al giorno, e poi questo lavoro di babysitter è diventato da qualche ora al giorno a proprio il mio lavoro principale, unico, perché sono diventata, come dire, la tuttofare della famiglia presso cui lavoravo, quindi stavo dietro ai bambini, li portavo alle varie attività sportive, facevo le pulizie in casa, andavo se c'era bisogno di fare la spesa, di fare delle commissioni, andare a ritirare cose, posta, non posta, insomma, ero la tuttofare di questa famiglia. E basta, ho 2 bambini, sono stata sposata per 8 anni. E basta, questa è la mia vita, a spizzichi e bocconi, a grandi linee più che spizzichi e bocconi. Poi Elena Santi, La mia domanda è se quando leggi un libro ti prendi appunti per poi parlarcene, in che modo procedi oppure vai a braccio? Brava, e non aggiungo altro, grazie mille, grazie per i complimenti. Allora, prendere appunti sì, ve l'ho già parlato prima quando vi ho fatto vedere i miei quaderni di appunti, ma quando vi parlo di libri vado a braccio. Nel senso che ovviamente riguardo prima di accendere la telecamera velocemente i miei appunti per rinfrescarmi le idee, anche perché ormai lo sapete, l'ho detto più volte, ho una memoria che fa schifo, quindi mi ricordo di cosa parla il libro, mi ricordo le sensazioni, ma magari alcuni punti specifici di cui voglio parlare, se non li vado a riguardare, non me li ricordo, quindi tengo il mio quadernino sotto gli occhi e i miei appunti, ogni tanto
butto l'occhio, però quando ne parlo, parlo a braccio, cioè non mi faccio dei riassunti, delle scalette, non parlo prima del video per poi riparlare nel video, anche perché sennò mi si secca la gola, soprattutto in questo periodo. Quindi vado a braccio e penso che si veda che vado a braccio. Poi Cristina Bonati, che non fa domande, ma solo tanti complimenti, grazie mille Cristina. Luisa Caruso, che dice che all'inizio era un po' impaurita dal mio avatar, che mi inquietava, che sembra una bambola assassina, ed è vero, ma a me piace molto anche per questo. E la mia domanda è: hai un libro che ti è caro per un motivo particolare, che sia perché è legato ad una persona, ad un periodo particolare della tua vita, che un po' come la Madeleine di Proust ti riporta un tempo, un sapore del tuo passato? Allora, ormai l'ho detto e ridetto, io non ho dei libri, un libro specifico, però posso dire, come ho risposto prima, i raccontastorie e le fiabe sonore, perché mi ricordano di quando ero bimbetta, di quando ero piccolina, tutte le sensazioni che provavo quando ascoltavo dal mangianastri, queste voci che mi raccontavano queste storie, in particolare, come ho fatto vedere in un tag, la storia di Bastoncello, Nonna Nodo si chiamava, non lo so, non mi ricordo più, ma mi piaceva un sacco. E ricordi di mia madre che prima di andare a letto mi leggeva una storia che poi non era mai una, perché dicevo ancora, 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 lei è stanca morta, e adesso la capisco, che diceva basta, chiudi gli occhi, sognatele tu le storie, ma basta. E quindi mi viene da dire quello. Nadia, la lettrice solitaria, che scrive e si vola. Grazie Nadia. Laura Barone, che anche lei non fa domande ma solo un complimento, grazie mille. Barbara M. La mia domanda riguarda i tuoi tatuaggi che vedo sul braccio, magari la loro storia, la passione che immagino hai a riguardo a questo. Un caro saluto anche a te, Barbara, grazie anche per i complimenti che hai fatto sopra. Ecco, non è proprio un hobby, è una passione, ma più che altro perché ci vogliono tanti soldi per farsi i tatuaggi, quindi non è che tutti i giorni mi posso svegliare e andare dal tatuatore, purtroppo, perché forse per me lo farei, però ecco, può entrare nel calderone delle mie passioni, i tatuaggi. Sì, ne ho un po', non tanti quanti vorrei. Un po' sulle braccia, ne ho uno qui sul collo, ne ho sulla schiena, due zona pancia, vicino alle anche, uno a destra e uno a sinistra, uno sul polpaccio, uno sulla coscia, uno nell'interno braccio e uno qui. E non, vabbè, forse avete visto nei video dove ero un pochino più smanicata d'estate, uno qui sul dito se non mi sono persa dei pezzi, direi nient'altro per il momento. E è una grande passione e tutti i miei tatuaggi hanno un significato. Io non ho mai fatto tatuaggi solo perché mi piace il disegno, anche perché essendo un qualcosa che ti rimane sulla pelle tutta la vita, il disegno negli anni può anche venirti a noia, ma se c'è un significato dietro non ti verrà mai a noia. Non so se mi sono spiegata, nel senso che ci sono dei disegni che adesso riguardandoli magari non li rifarei proprio così, il disegno di per sé non mi dice più niente, ma sapendo cosa c'è dietro, tutti i miei tatuaggi continuano a parlarmi e mi ricordano il perché li ho fatti. Diciamo che la mia pelle cioè, la uso come libro della mia vita ed è una cosa che a me piace tantissimo. E quindi diciamo che parlare di tutti i tatuaggi, a parte che molti significati sono personali e privati, quindi non mi andrebbe neanche di raccontarli, ma poi, a parte che molti non riesco neanche a farveli vedere proprio perché sono in zone che dovrei spogliarmi e non è il caso, però sì, hanno tutti un significato. Posso dire del primo che ho fatto, che è stato questo che non si vede, questo qui, che non si capisce neanche più che cos'è. Tra l'altro, anche quando l'ho fatto all'epoca proprio fresco di tatuatore, lo feci vedere a mia madre e mi disse: ah, ma perché ti sei tatuata un siluro? Molto bene, non è un siluro, è un pinguino stilizzato con dietro una stella. Ed è stato il mio primo tatuaggio fatto a 19-20 anni, non mi ricordo più, in ricordo del mio primo Interrail. Io ho fatto tre Interrail bellissimi, un'esperienza stupenda. Tra l'altro all'epoca sì, c'erano già i cellulari, ma non c'era WhatsApp, quando cambiavi paese c'era tutta la storia del attaccarsi alla loro rete, c'era cioè tutto un casino, c'era molta meno tecnologia, eri molto più allo sbando.
E la prima tappa del primo Interrail, che fu Nizza, incontrammo questo ragazzo con cui passammo una giornata, e io e le mie amiche, e a lui piaceva disegnare e io avevo un diario che ho ancora, è giù in garage da qualche parte, ma ce l'ho ancora. Un diario di viaggio dove scrivevo le mie impressioni, mettevo dentro foglietti, biglietti del treno, la qualunque, disegnavo e quando incontravo persone, che passavano un po' di tempo con noi, facevo scrivere su questo diario di viaggio per avere un ricordo e questo ragazzo, mi disse: "Dai, ti faccio un disegnino, dimmi cosa ti piace", e io dissi: "Sono appassionata di pinguini perché è il mio animale preferito", e lui mi disegnò questo pinguino con una stella dietro e appena tornato a casa me lo volli tatuare come ricordo di questa bellissima esperienza che fu il mio primo Interrail. Forse per me mi tatuerei tutta, a me piacciono molto i tatuaggi, quelli che prendono tutto il collo, i tatuaggi sulle mani, con calma, perché ci vuole innanzitutto tanti soldi, ci vuole il tempo per andare dal tatuatore e soprattutto per quanto nel 2023 non dovrebbe essere più un tabù e sicuramente i tatuaggi sono molto più sdoganati che all'epoca, perché non che io li abbia fatti nel 1950, perché il primo appunto l'ho fatto più o meno 20, era il 99 o il 2000 quando ho fatto il primo, quindi c'era già gente tatuata all'epoca, ma veniva vista con occhio della serie sei un galeotto perché hai il tatuaggio e mi è capitato di persone che mi guardassero male perché avevo i tatuaggi. Adesso sono molto più sdoganati perché anche nel mondo dello spettacolo abbiamo questi cantanti, questi influencer, tutti tatuati da capo a piedi, però in certi ambiti il tatuaggio è ancora visto male, soprattutto in certi ambiti lavorativi, quindi un po' mi freno anche per quello perché, insomma, per vivere bisogna lavorare e per il momento io non lavoro, dopo risponderò, c'è una domanda che mi chiede cosa faccio, però non è che potrò non lavorare per sempre, quindi un po' mi devo limitare perché c'è del gran bigottismo in giro. Poi, io avevo già esposto un quesito importante, profondo ed esistenziale un paio di video fa, ma non mi rispondesti perché sei diventata famosa e nonostante le tue affermazioni nel tuo corpo si sta instillando il germe egoico dell'alta società e della YouTube bene. Assolutamente sì. No, a parte gli scherzi. Mi dispiace se non ho risposto a una domanda e tra l'altro mi sono anche dimenticata di andare nei video precedenti a cercare questa tua domanda, quindi mi raccomando, infamami qui sotto a questo video perché non sono andata a cercare la domanda e quindi non posso risponderti ancora. Indi per cui ho già dato, però metto mi piace. Tra l'altro una delle domande era su questo cuscino e infatti io ti avevo risposto qualche video dopo. E in più ho di nuovo risposto anche a questo video, quindi la domanda sul cuscino, ok, l'altra domanda me la son persa e non sono andata a ricercarla, scusami, ma mi sono proprio dimenticata, anche perché sono giorni. Vabbè. Poi, Roberto Goratti, ciao, hai libri Euroclub? Ciao Roberto, sì, io sono stata abbonata a Euroclub per un sacco di anni e ho disdetto giusto qualche mese fa, semplicemente perché ho dovuto fare dei ricalcoli, soprattutto economici, nella mia vita, e quella era una cosa in più che, di cui potevo fare a meno, e quindi ho disdetto l'abbonamento. Però ho vari libri Euroclub e io mi sono sempre trovata bene. So che molte persone non amano Euroclub, ma più che altro perché hanno un modo di approcciarsi, per tirarti dentro a questo abbonamento che a volte è un po' losco. Ho sentito di molte persone che si sono sentite truffate perché abbordate da questi ragazzi per strada dicendo: "Ah, ti piace leggere? Vieni in libreria, firma qua, non sei obbligato a comprare nulla." E poi dopo ha cominciato ad arrivare a casa il tagliandino dicendo: "Devi comprare un libro entro la data tot", eccetera, eccetera. La mia esperienza è stata diversa perché all'epoca avevo appena iniziato a fare la babysitter. Era il 2000, o il 2009 o il 2010, ero appunto in giro col bimbo per le strade di Modena e questo ragazzo mi disse: "Ti piace leggere perché c'è questo abbonamento, Euroclub, e vieni in libreria se ti va che ti spieghiamo come funziona." Ma trovai una persona molto onesta che mi spiegò per filo e per segno come funzionava. Quindi io sapevo fin dall'inizio che non ero obbligata lì per lì a comprare, ma che ogni 2 mesi avrei dovuto comprare dal catalogo Euroclub almeno un libro, altrimenti mi arrivavano a casa quelli scelti dalla casa editrice
che però se io magari mi dimenticavo di comprare il libro e quei libri che mi arrivavano non mi piacevano, potevo andare nella libreria fisica a cambiarli, a sostituirli, non necessariamente spendendo lo stesso importo, di quei due libri che mi erano stati mandati, cioè mi era stato proprio spiegato tutto per filo e per segno. Quindi io mi sono sempre trovata benissimo, tra l'altro appunto un paio di mesi fa ho disdetto l'abbonamento, non hanno fatto una piega, nel senso che ho mandato la mail con tutti i dati che chiedevano per disdire l'abbonamento, mi hanno risposto ovviamente dicendo che erano dispiaciuti e che io volessi disdire il contratto con loro, e che però non c'era nessun problema e basta. Cioè non è che mi hanno detto, eh no, però almeno i libri di questo mese li devi comprare. Assolutamente. Anzi, c'era scritto se per casualmente dovesse arrivarti ancora il nostro giornalino Euroclub con la cedola con scritto entro la data tot devi andare a comprare dei libri. Fai finta di nulla perché magari è stata inviata in automatico perché non è stato ancora registrato il tuo annullamento all'abbonamento, però tu straccialo pure e non sei obbligato a comprare più nulla. Quindi io mi sono trovata sempre benissimo con Euroclub. Poi, Sonia Ceffa, che mi fa solo dei gran complimenti e nessuna domanda. Grazie mille, Sonia. Fiorella Grillo, mi dispiace per questo periodo un po' così, spero con tutto il cuore che passi presto. È la vita, up and down. Io ho due domande. Come è nata la tua passione per Stephen King? Allora, casualmente, nel senso che io ho iniziato a leggere King, ero abbastanza giovane, preadolescente direi, e ho letto Cujo e Pet Sematary, mi erano piaciuti tantissimo, poi avevo provato con Tommy Knocker, ma l'avevo abbandonato. Come mi sta abbandonando la vita? E poi non ho più proseguito, ma non perché non mi piacesse, non mi incuriosisse, ma perché sono una gran fifona. Mi ispira tutto quello che è horror, occulto, soprannaturale, ma poi non dormo la notte. Quindi all'epoca mi ispiravano i libri di King, ma poi dicevo sì, li leggo, ma poi non dormo la notte, quindi anche no. Con l'età adulta ho voluto un po' superare, non del tutto, ma ho voluto provare a superare un po' questa mia paura. Nel senso che mi incuriosisce così tanto la letteratura horror, gotica, soprannaturale, che non posso fare a meno di leggere. Ecco, i film faccio più fatica perché quando vedo un'immagine poi mi rimane proprio impressa e quindi quando spengo la luce in camera da letto dopo mi si riaffaccia alla mente quell'immagine e non dormo più. Il libro a livello di sensazioni, se scritto bene, mi lascia comunque quell'inquietudine che magari se mi sveglio alle 3 di notte perché i gatti fanno casino, dopo comincio a pensare al libro e non dormo più, però è un qualcosa che riesco a gestire un po' meglio. E quindi quando è stato? Prima che nascesse Eugi, quindi boh, 2015, 2016, non mi ricordo più, mi è venuta voglia di leggere King, mi era venuta voglia di leggere Shining e me lo sono procurato, l'ho letto e da lì si è aperta una diga che non si è mai più chiusa e anzi. Seconda domanda, come vi siete conosciute tu e Jess, Penny Lane on the Tube? Allora, io e la Penny. Vabbè, io la seguivo da un bel po' su YouTube, ma non commentavo quasi mai, ho commentato pochissimo perché io sono una che commenta poco nei video, anche delle persone che seguo di più, che mi piacciono di più, non lo so, non mi viene da commentare, sono fatta così. E poi l'ho conosciuta dal vivo nel 2017, direi, a quella famosa Fiera del Libro Usato di Milano, dove ho conosciuto anche Nick, Angela. E Giulia, e perché la Penny e la Lia erano in contatto e appunto tutte e due sapevano che sarebbero state lì al Salone del Libro, quindi c'ero anch'io e l'ho conosciuta. Però io e lei abbiamo cominciato a sentirci su WhatsApp molto dopo, perché Eugi era già nato, secondo me, quindi nel 2018 direi di sì, nel 2018, perché avevamo deciso di fare una lettura insieme. L'avevo contattata tipo su Instagram, non mi ricordo i particolari perché la mia memoria, come sapete, fa acqua da tutte le parti. Forse lei aveva detto che voleva leggere un libro, ho detto, ah, lo voglio leggere anch'io, un libro di King, questo me lo ricordo, non mi ricordo se era Cose Preziose o Rose Mother. E quindi da lì abbiamo detto, senti, visto che facciamo questa lettura condivisa, scambiamoci i numeri perché messaggiarci su Instagram è un casino. Da lì abbiamo cominciato a messaggiarci. Prima una volta ogni tanto, poi sempre più assiduamente, abbiamo capito di avere molte cose in comune, di essere due anime affini e poi da lì è nata la nostra amicizia. Roberta Brioschi che dice avanti così brava, grazie mille.
Sabrina Lavelli, che dice: puoi fare un video con l'IA magari con i tre libri preferiti dell'anno? Allora, video con l'IA è in cantiere da un bel po'. Il problema è che dobbiamo riuscire a trovarci e non è così facile nonostante abitiamo tipo 10 minuti di macchina l'una dall'altra. Perché lei ha una figlia, io ho due figli, poi vabbè, vari malanni di stagione, vari impegni e incombenze che abbiamo noi quotidianamente. E soprattutto, mi sono morsicata la lingua, fare un video insieme a un'altra persona vuol dire prepararlo un attimo, perché un conto è fare un video per i fatti miei, che quindi lo gestisco come voglio, parlo a braccio, dico cose a caso e via. Fare un video con un'altra persona bisogna che un attimo ci sia, una preparazione dietro. Quindi abbiamo già un video che vogliamo girare insieme. E ne vorremmo girare anche altri, quindi prendiamo buono anche il tuo suggerimento, Sabrina, dei tre libri preferiti dell'anno. Bisogna avere pazienza perché è veramente difficile organizzarci e vederci. Cioè, facciamo fatica a vederci anche solo per bere un caffè insieme, quindi figurarsi per girare un video insieme, ma è un progetto che abbiamo già in mente da un po', quindi arriverà. Poi Silvio Carpinelli, che non fa domande, dice: mi piacerebbe un giorno incontrarti e andare per librerie. Assolutamente sì. Io sono pro incontri, nel senso che se siete di Modena o se non siete di Modena ma abitate vicino, avete idea di passare da Modena e volete che ci incontriamo, che ci conosciamo, assolutamente. La cosa un po' mi intimidisce perché ovviamente c'è un po' quel fondo di timidezza, ma la cosa mi incuriosisce e mi piace anche. Quindi assolutamente, tra l'altro so che due di voi, palesatevi, non so chi, sono andate a dicembre dall'Antonella, libreria Città Futura, quella che c'è qui sotto casa mia. Perché mi ha scritto, l'Antonella mi ha scritto: Alice, sono venute due persone oggi, tra l'altro nella stessa giornata, due persone che non si conoscono tra di loro, e tutte e due, dopo aver fatto acquisti, hanno detto: ti abbiamo scoperta grazie ai video della Alice su YouTube che parla di te. Quindi lei era contentissima, mi ha detto: grazie mille che mi hai fatto pubblicità, benvenga nel mio piccolo, se posso supportare queste piccole realtà a cui io sono molto affezionata. Ma se, perché è partito Siri? Ah, cosa ho detto che è partito Siri? Vabbè. E nel caso vi faccia piacere e appunto avete intenzione di fare una gita qui dall'Antonella, ma in generale, ditemelo, cioè se me lo dite all'ultimo magari non riesco, non sono disponibile, però voi provateci sempre, magari mi contattate in direct su Instagram: guarda, domani mattina passo dall'Antonella, ci sei? Vieni a fare un giro. O se volete organizzare qualcosa di più preciso e quindi mi dite: il giorno tot sono a Modena, ti va se andiamo a fare un giro per librerie, a prendere un caffè insieme? Assolutamente. Tra l'altro ho incontrato anche una di voi, e anche qui palesati, se ti fa piacere. Un giorno all'ospedale, che bel incontro. Tra l'altro ero di corsa, quindi mi è dispiaciuto un sacco perché volevo fermarmi, ma dovevo andare a prendere la bimba all'asilo ed ero già in ritardo, che mi ha riconosciuto. Io mi sono sentita in imbarazzo perché sì, perché mi sento la signora nessuno, e quindi quando qualcuno mi riconosce, tra l'altro con entusiasmo, ho detto: Alice, Alice Cava! Io mi sono girata e l'ho guardata come per dire: oddio, chi sei? Perché essendo una persona poco fisionomista e con la mente sempre per aria, io molte volte persone anche che conosco, magari le incontro per strada e non le saluto, ma perché ho la testa da un'altra parte. Quindi ho detto: oddio, oddio, cervello, collegati, chi è questa persona? Poi dopo ho capito che non ti conoscevo, mi ha detto: ti seguo su YouTube. Che vergogna, però mi ha fatto un sacco piacere. Poi, The Meg 1974, che dice: nessuna domanda, ma fa tanti complimenti e dice che è un sollievo ascoltarmi, grazie mille. Poi Keka Book Lover, che non fa domande, ma tanti complimenti, andate a seguirla, io la seguo, Keka Book Lover, ha un canale anche lei dove parla di libri. Poi Robbie Hepburn. Allora, io sono molto affascinata dai tuoi anelli bellissimi. Non è proprio una domanda, ma mi piacerebbe vedere la tua collezione e conoscere la loro storia. Allora, grazie. Io sì, sono molto appassionata di anelli. Quando posso me ne metto più che posso. Sono gli unici gioielli che
Porto quasi quotidianamente, mi piacciono anche le collanine e i braccialetti, ma quelli dipende, a volte li metto, a volte no, orecchini non ne porto perché mi fa impressione. E uno dice, ma sei piena di tatuaggi? Sì, ma è una cosa diversa, a me dover infilare quel gancio nella carne mi viene male. E anelli mi piacciono molto, soprattutto se sono grossi voluminosi. E voluminosi. Però non ci sono delle grandi storie dietro i miei anelli, adesso ne ho portati qua un po'. Semplicemente sono o acquisti che ho fatto io perché mi piacevano, di solito mi piacciono anelli tipo questi, grossi e che sembrano più anelli in uno, e, oppure mi sono stati regalati, molti sono dei regali del mio ex marito perché sapeva che mi piacevano, me ne regalavano molti, tipo questo che me l'ha regalato per una festa della mamma, che si gira anche e mi piace tantissimo. Oppure ho questi due, vi ho preso quelli che mi piacciono di più e quelli più carini, perché poi ho anche molti anelli di bassa bigiotteria, che insomma sembrano gli anelli che si trovavano in, cioè queste che sono due corone, non hanno nessun significato, se non mi ricordo male, perché poi alcuni non mi ricordo neanche più. Questa che è una, come fanno quelli che fanno vedere queste cose? Pare che è difficilissimo far vedere gli anelli. Vabbè, c'è scritto amore in varie lingue, fatto così, tipo Fedona gigante. Questo che me lo sono comprata io, un po' strong, mi piace molto. Questo che era un anellino di mia nonna paterna, che non so mai come usare perché è una misura stranissima, perché a volte lo metto al mignolo, però soprattutto d'inverno quando c'è più freddo mi balla e rischio di perderlo, però nelle altre dita non ci va. E quindi, però mi piace veramente tanto. Dovrei trovare un anellino più stretto da mettere qui per bloccarlo quando lo voglio usare. Questo che me l'ha regalato mio fratello e me l'ha regalato mio fratello e la sua morosa. E ho anche la collana che l'avete vista in un video, sempre con la pietra arancione, quel collanone gigante. Molto molto bello. Poi questo che ha forma di chiodo girato, questo che ha forma di chiave girata su se stessa, questo, nulla di che, però mi piace molto perché è bello grosso, imponente. E questo che l'ho preso quando siamo andati a Gerba, direi. Che è una fedina con questo incastro che gira e con scritto non so che cosa, perché ovviamente è in arabo, direi. Ecco, così. Questi sono quelli che mi piacciono di più, che uso più spesso. Non ci sono storie dietro, nel senso che, vabbè, a parte questo che mi è stato regalato per la festa della mamma, questo che infatti c'è l'iniziale del mio ex marito qui perché mi è stato regalato per un nostro anniversario, questo che è di mia nonna, però sì, non ci sono storie particolari dietro. Poi, mamma mia, un'ora e mezza di video, devo accelerare. Deborah F che non fa domande ma solo complimenti, grazie mille. Ezia che anche lei non mi fa domande. Hobbit di biblioteca, ovvero Monia, ciao Monia. Dice, quale occasione migliore di un Q&A per chiedere di mostrarci i tuoi gatti? Allora, impossibile, a parte che non so dove sono, ma non si fanno prendere in braccio i miei gatti. Ve li mostro così. Andiamo a cercare una foto su Instagram. E come vi ho detto, mentre parlavo prima, io avevo un gattone che quello rimarrà sempre il mio gatto, l'ho anche tatuato sulla gamba. È lui era il mio gatto e per quanto io possa amare tutti i gatti e possa nella mia vita averne altri, ma era quello il mio gatto, era il mio gattone nero, ciccione, che si chiamava Grillo. E quando è morto, sono stata malissimo, non volevo più prendere gatti, ma poi varie circostanze mi hanno portato a conoscere questi due gattini. In verità ne volevo prendere uno, ma erano fratelli. Ho detto: cosa fai? Li dividi? No, prendili tutti e due. E quindi sono arrivati a casa Olivia, che è lei. I nomi non li ho scelti, mi piacciono molto, ma non li ho scelti io. Erano nomi che erano già stati dati dalla volontaria che li teneva in casa, quindi ho tenuto quelli. E il suo fratellone Pandoro. Che vediamo, forse si vede meglio qua. Pandorozzo. E questi sono i miei gatti, però sì, non ve li posso far vedere fisicamente perché non, a parte che forse uno dei due è qua sotto che dorme, ma tanto non si fanno prendere in braccio, quindi accontentatevi delle foto. Poi Emanuela Erbi, che
che dice che non ha domande, seguirà le domande degli altri. Grazie anche per i complimenti. Margherita Maddaloni, che tra i vari complimenti mi chiede se lavoro. No, allora parte la mia carriera lavorativa che vi ho spiegato prima, quando è nato Eugenio, vabbè, sono stata in maternità fino ai suoi 9 mesi, poi sono tornata a lavorare presso la famiglia, dalla famiglia presso cui lavoravo, ho lavorato per un annetto, poi dopo, per vari motivi, per varie scelte familiari, ho deciso di rimanere a casa. E quindi da settembre del 2019... lavoro perché faccio la mamma a tempo pieno e vi assicuro che è un lavoro, che non sono a casa a grattarmi la pancia dalla mattina alla sera come molti pensano, perché quando dico che faccio la mamma e non lavoro, ah, fortunata te. Cioè, per l'amor di Dio, ha dei vantaggi il fatto di stare a casa e fare la mamma, non mi lamento, però non è come molti si immaginano il fatto che io sia a casa, che allora sto tutto il tempo a grattarmi la pancia, a farmi i fatti miei, magari, però per il momento ecco, faccio la mamma a tempo pieno. Sì, di cosa ti interessi oltre l'amore sconfinato per i libri? Quali sono le tue altre passioni? Ti abbraccio e ho già risposto. Eleonora Cavallotti, ciao, sono tanto felice per te, te la meriti questa gioia, grazie mille. Pino Pista, che in verità poi si firma Sara, quindi il nickname non corrisponde, vabbè. Comunque dice grazie, grazie, sei simpatica, ironica e molto, molto preparata, non lo so, in verità no. Però grazie, grazie mille a te. Lily's Life, che fa tanti complimenti, grazie mille, e dice traguardo super meritato, non lo so, spero di sì. Poi Milena Stefani o Stefani, non lo so, perdonami, un messaggio lunghissimo, che non leggo tutto perché siamo a 1:20, quindi perdonami, Milena, vado alle domande. Allora, non ricordo se hai già parlato di Dorn, no, non ne ho mai parlato. Se lo conosci, cosa ne pensi? E comunque, chi è ad oggi il thrillerista per eccellenza? Tolto tu, sai chi, non barare. Nel frattempo mi brontola anche la pancia. Allora, Dorn lo conosco, ma di suo ho letto solo La psichiatra. È di Dorn, vero? Direi di sì. Che mi era piaciuto molto, ma non ho letto altro. Quindi, a parte dire che mi è piaciuto La psichiatra, non posso dire molto di più. E anche thrillerista per eccellenza non posso rispondere a questa domanda perché ho letto qualche thriller nella mia vita, ma non sono assolutamente un'esperta, quindi non saprei cosa dire perché ho letto un paio di libri di Carrisi che mi sono piaciuti, ma non mi hanno fatto emozionare più di tanto. Poi cosa ho letto? Gli ultimi che ho letto, tipo La mamma si è addormentata e tutti quelli di quel filone lì, ve ne ho parlato negli ultimi wrap up e sapete che non mi sono piaciuti particolarmente. Mi è piaciuto molto, che non so se è da annoverare nel genere thriller, direi di sì, Fiori sopra l'inferno di Ilaria Tuti, tant'è che voglio recuperare altri libri suoi, però ecco, non posso decretare un thrillerista per eccellenza perché ne ho letti pochi e non sono assolutamente un'esperta. Poi, vorrei parlare con te, magari un giorno ci potremo conoscere, assolutamente. E niente, mi fa gli auguri per il momento che sto passando. E dice tante bellissime cose, grazie perché quando ho letto il tuo commento mi sono commossa. Grazie mille per la tua vicinanza e la comprensione e l'incoraggiamento per questo periodo, ma come ho detto anch'io prima, è normale, cioè uno non vorrebbe mai vivere momenti brutti, ma la vita è così. Anche perché sennò che palle se fosse sempre tutta piatta, non riconosceremmo neanche la felicità se fosse sempre tutto un piattume. Poi Mary Old, il tuo canale mi piace tantissimo, grazie mille. Volevo sapere se comprerai l'ultimo libro che ha scritto Stephen King, Fairy Tale, e se hai quelli un po' più recenti come Chi perde paga, L'istituto, eccetera. Assolutamente sì, li ho tutti, anche perché seguendo quei gruppi su Facebook dedicati a Stephen King, ci sono persone molto più preparate, molto più sul pezzo di me, quindi magari mettono il post dicendo è venuta fuori la notizia che il giorno tot uscirà il libro tot di Stephen King e io vado subito a preordinarlo perché non voglio farmelo sfuggire, non mi voglio dimenticare e quindi
un po' a malincuore perché mi piace sostenere le librerie e quando posso compro nelle librerie fisiche, però quando si tratta di preordini li faccio su Amazon perché proprio mi arriva, leggo la notizia del libro in uscita, vado sull'app di Amazon, faccio preordina così sono sicura che non devo mettermi i foglietti in giro per casa, non mi devo ricordare, perché io quando escono i libri di King li voglio subito. Infatti molte mie amiche mi odiano perché sarebbe un regalo. È molto facile da farmi, uno dice ti compro l'ultimo libro di King perché so che ti piacerà di sicuro e che lo vuoi di sicuro ed essendo l'ultimo figurati se ce l'hai, ma no, assolutamente no. E quindi sì, ce li ho tutti. Simona, che scrive adorabile Alice, grazie mille Simona. Lillina Tokai, ma una domanda riecheggia nella valle. Quando fate un A Book Normal Live, te la Penny? Non lo so perché tra l'altro il podcast l'abbiamo messo in sospeso e non si sa quando lo riprenderemo perché circostanze della vita hanno fatto sì che i nostri orari, i miei e della Penny, siano molto sballati, quindi quando sono disponibile io non riesce lei, quando riesce lei non riesco io. Quindi abbiamo il podcast in sospeso e quindi non, e una live per me, tra l'altro per rispondere ancora meglio alla domanda che aveva fatto prima Sebastiano. Sarebbe infattibile perché io potrei farlo solo la mattina, tra l'altro la mattina abbastanza presto. E cioè chi la segue la mattina presto la mia live? Nessuno. Dal pomeriggio in poi ho sempre i bambini con me e quindi infattibile. Però in un futuro non si sa mai. Greenwood, che dice sei diventata una splendida compagnia, grazie mille. Hai detto che a Modena ci sei finita, come mai? E ho risposto più o meno prima, quando parlavo a grandi linee della mia vita. Io sono nata a Modena, sono di Modena e ho vissuto a Modena fino ai 6 anni. E poi dopo per lavoro di mio padre ci siamo trasferiti a Brescia e siamo stati a Brescia dall'86 al 92. Quindi ho fatto tutte le elementari e la prima media, poi sempre per motivi di lavoro di mio padre siamo tornati qui a Modena e da qui non ci siamo più mossi. Poi Veronica Rindone, grazie per tutti i complimenti che scrivi. Vorrei sapere cosa pensi del modo poco empatico di alcune donne di far commenti nel modo di fare la mamma e curare i bimbi appena nati o anche di far commenti su una gravidanza che non arriva. Te lo chiedo perché ho notato che sei molto attenta all'argomento e lo dico da donna che non ha potuto avere bimbi, grazie in anticipo. Qua ci sarebbe da fare un video a parte. Ho già capito che questo video verrà di 2 ore, ma vabbè, forse lo spezzerò, non lo so. E ci sarebbe da fare un video a parte perché questo è un argomento veramente delicato e molto lungo. Per riassumere in soldoni, penso, che anche capendo, perché forse io per prima volta ho fatto commenti, ho detto cose che possono aver urtato la sensibilità di altre persone, quindi anche capendo che a volte non lo si fa con malignità, ma purtroppo un po' per retaggio culturale, perché siamo sempre stati abituati a sentire queste frasi dette dalle nostre nonne, dalle nostre mamme, quando è che fai un figlio, quando è che ti sposi, hai fatto il maschio, quando è che fai la femmina, purtroppo siamo cresciuti con queste frasi ripetute più e più volte. E quindi senza volere ci può scappare di bocca, anche solo così, anche per l'entusiasmo di sapere che magari una coppia di amici si è sposata e uno sa che desiderano avere una famiglia e quindi ti viene da dire, beh, allora avete messo in cantiere un figlio, ma non per essere invadenti, ma perché si vuole condividere questa speranza e questa gioia. Quindi bisogna fare, secondo me, che è difficile perché non sempre le persone che abbiamo davanti le conosciamo, però bisogna fare un distinguo dalla domanda fatta per ingenuità e non per cattiveria, che si sì, può far male lo stesso ed è vero che uno deve pensare 1.000 volte prima di fare una determinata domanda, ma a volte no, non lo si fa con cattiveria, alla domanda subdola e invadente di persone che vogliono mettere il ditino nella piaga o vogliono dire la loro a tutti i costi. Quindi già bisogna fare questo distinguo che ribadisco non è facile, dipende anche
la persona che ti fa quella domanda in che momento ti becca, magari ti becca in un momento in cui sei tranquillo e quindi dici vabbè dai non l'ho fatto apposta e rispondi, ti becca nel momento in cui c'hai l'ormone impazzito perché hai appena partorito, sei stanco, non dormi da una settimana, c'hai il bambino ammalato e quindi scappano i cavalli e rispondi male. In generale sono argomenti che non andrebbero toccati, a meno che non sia il diretto interessato che tira fuori l'argomento e che chiede consiglio. Perché non c'è una verità assoluta, perché per quanto ci siano consigli che possono essere anche buoni consigli, non tutti possono valere per tutte le persone. Io da ex educatrice avevo delle certezze e dicevo se e quando avrò dei figli queste cose non si fanno assolutamente. Ero così, ero molto molto rigida e quando vedevo mamme che facevano determinate cose, dentro di me dicevo non mi azzardavo ad andarle a dire perché comunque vorrei vivere 100 anni, quindi mi faccio i cazzi miei. Però magari facevo il commento con l'amica o con la collega dicendo: ma guarda quella, ma guarda cosa fa. Ma sono diventata mamma e ho capito che a volte sono le circostanze che ti portano a fare determinate scelte. E che non è detto che siano scelte sbagliate, perché ognuno deve vivere nella propria realtà, nella propria dimensione familiare, con i propri bambini, perché ogni bambino è diverso, ogni mamma è diversa. Ci sono mamme che sono più predisposte per fare certe cose e altre fanno più fatica a farle, mamme che sono più brave in altre cose e fanno più fatica a fare altre cose. Non c'è un modo giusto di essere mamma, non c'è la mamma perfetta. Tutte noi mamme sbagliamo, tutte noi mamme siamo bravissime in alcuni aspetti a gestire alcune situazioni e siamo imbranatissime in altre situazioni. Quindi penso che la gente, anche se è un discorso diverso, si ricollega anche al discorso dello snobismo, della gente che sta lì a criticare. Secondo me è dovuto anche a una frustrazione di certe persone che non hanno una propria vita e devono andare a rompere le palle nella vita degli altri. Finché non faccio del male ad altre persone, non mi dovete rompere le palle. C'è la mia filosofia. Poi sono la prima, cioè non è che sono una santa che non giudico mai, non commento mai. Però non lo faccio magari con la diretta interessata. C'è una cosa che a me fa storcere il naso, parlando con l'amica viene fuori l'argomento e dico: ah, sai che quella ha fatto questo, boh, secondo me non dovrebbe farlo perché non sono una santa. Tutti noi, chi più chi meno, ma ci scappa il giudizio, ci scappa il commento, ci scappa il pettegolezzo perché abbiamo gli occhi per vedere, le orecchie per sentire, un cervello che comunque ragiona e vediamo le cose attraverso il nostro filtro, il nostro carattere, il nostro modo di vivere e quindi chi fa le cose diversamente da noi ovviamente ci può da una parte stimolare a migliorarci, dall'altra ci fa scattare il giudizio, la critica, però un conto è farlo nella propria testa o se si parla con un'amica e viene fuori l'argomento, dire: ah, sai che quella ha fatto così, ma secondo me non doveva farlo, io la vedo così. Un conto è andare dal diretto interessato e rompere i coglioni. Quello no, perché ognuno nella vita, finché non fa del male agli altri, può fare quel cazzo che gli pare. Quindi anche, scusate le parolacce, che quando mi infervoro mi fanno fare le parolacce, che non è bello e non dovrei farlo perché non mi piace, però vabbè. E quindi scusatemi, può fare quello che gli pare. Quindi anche lì, soprattutto alle neomamme, che sono in una dimensione nuova, delicatissima, piena di aspetti positivi ma anche di aspetti negativi e pesanti. Se non è la neomamma che chiede aiuto, nello specifico, fatevi i fatti vostri. Ah, ma allatti ancora? Ah, ma dormi con i tuoi figli? Ma sono grandi! Io con i miei figli faccio quel che mi pare anche perché non gli sto facendo del male. Non mi vedi prendere mio figlio per le orecchie e riempirlo di botte dalla mattina alla sera, che allora lì chiami anche i servizi sociali. Cioè, non sto facendo nulla di male. Se io voglio dormire con mio figlio perché lui me lo chiede fino ai suoi 10 anni di età, io ci dormo con mio figlio. Se voglio allattare mia figlia, per dire, io faccio un esempio molto personale. Io ho sempre avuto l'idea, la convinzione, e ce l'ho tuttora, nonostante la mia situazione non mi permetta di fare diversamente, che i bambini va bene allattare i bambini se si ha la possibilità e la voglia di allattarli fino a un certo periodo, poi bisogna un po' staccarli.
Perché a me vedere bambini che camminano, parlano, hanno i denti, mangiano e poi si attaccano alla tetta della mamma mi fa un po' impressione, lo dico sinceramente. Non c'è nulla di male e ognuno fa quel che vuole, però a me personalmente fa impressione. Quindi la mia idea è fino più o meno allo svezzamento, quindi intorno ai 6 mesi, 7, 8, 9 mesi, il bambino va bene a lattarlo, poi basta. Sono ancora di quest'idea perché a me fa impressione vedere bambini grandi che si attaccano alla tetta della mamma. Ma mia figlia a marzo compie 2 anni e io la allatto ancora. Perché per il carattere che ha lei, per la mia situazione familiare, per come è la gestione della mia quotidianità con un altro bambino, eccetera, eccetera, cose che non me ne frega niente, sono fatti miei, non riesco a staccarla dalla tetta, non ci riesco. Ho diminuito, non l'allatto in pubblico, è una cosa che riguarda solo quando la devo addormentare di notte o il pisolino pomeridiano. Insomma, sto cercando di gestirla nel migliore dei modi, ma l'allatto ancora. Nonostante io sia ancora convinta che i bambini così grandi allattati al seno mi fanno, non dico che sia sbagliato, però a me fanno impressione. Però mia figlia l'allatto ancora. Quindi questo per dimostrare che a volte ci sono delle persone che hanno delle convinzioni, io per prima, molto forti, ma non si può applicare una regola a tutte le mamme, a tutti i bambini, a tutte le situazioni, a tutte le famiglie, perché siamo tutti diversi, abbiamo tutti caratteri diversi, ci sono situazioni e vite diverse, noi non possiamo sapere nel privato quelle persone perché fanno una determinata scelta e soprattutto finché è una cosa che riguarda loro e che non fa male a nessuno, dobbiamo imparare a farci i fattacci nostri. Bene, forse sono andata anche un po' fuori tema, ma come vedete questi argomenti mi prendono molto da vicino. E leggi con passione fin da piccola per indole personale o grazie a qualcuno? E a questo ho già risposto prima, nel senso che già da piccola maneggiavo libri per i fatti miei e mi piaceva sfogliare i libri, ascoltare le fiabe sonore e quando mia mamma mi raccontava le storie, poi quando ho cominciato a leggere da sola ho continuato. Ti ringrazio molto perché grazie a te ho finalmente letto It. Questa cosa mi piace tantissimo. Poi, adesso, vabbè, non so se l'ho già fatto o se lo farò, ci sarà un taglio perché questo video sta diventando troppo lungo e lo devo assolutamente dividere. Quante me ne mancano ancora? È che mi avete scritto tantissimi e sono felicissima per questa cosa. Quindi vabbè, se c'è un taglio, se c'è già stato o se lo faccio adesso in un momento di pausa, dividerò il video, quindi non rifarò i saluti, benvenuti nella seconda parte del video, lo farò un po' a caso. Rossana Chiacchierini, grazie per i tuoi video, mi piace la tua spontaneità e i libri che commenti sono sempre interessanti per me, grazie mille. Ti volevo chiedere perché ti vesti sempre di nero. Non mi sono sempre vestita di nero. Il nero è il mio colore preferito, anche se molti dicono che è un non colore, però vabbè, semplifichiamo, chiamiamolo comunque colore, è il mio colore preferito. Mi piace proprio come colore, lo trovo molto elegante, lo trovo molto semplice perché vai nell'armadio, qualsiasi cosa ti metti, se è tutto nero, fai a meno che non siano dei neri differenti che a volte si vedono, però non devi star lì ad abbinare. E perché mi piace come sta su di me, anche se molti dicono: ah, ma sei pallida e a mettere il nero risulta ancora di più il pallore, ma a me non me ne frega niente di essere pallida, tant'è che difficilmente mi abbronzo d'estate. Quindi diciamo che semplicemente quando vado a comprare dei vestiti, il mio occhio, se c'è un modello di vari colori, cade sempre sul nero perché mi piace semplicemente. A volte metto anche altri colori, in passato mi vestivo anche un pochino più colorata, ma non me li vedo molto addosso gli altri colori. E mi piacciono, ma mi piacciono sugli altri. E quindi un po' per semplificare, anche perché adesso con 2 bambini, soprattutto la mattina, non ho il tempo di star lì davanti all'armadio a dire cosa mi metto, quindi prendo la prima maglia, il primo maglione, il primo pantalone e ok. A volte magari ho la magliettina rosa, mi piacciono molto anche le righe, però negli anni facendo i vari decluttering dell'armadio che io ogni 6 mesi smonto e rimonto, mi rendevo conto che le cose più colorate le compravo perché mi piacevano, ma poi le mettevo meno delle cose nere, quindi semplicemente mi piace. Cristina Ciurli mi fa un complimento, ma nessuna domanda, grazie mille Cristina. Una Margherita tra le pagine. Ciao Margherita. Complimenti Alice, sono contentissima per te.
Grazie, non mi fa domande. Ah no, mi fa una domanda dopo. La domanda indiscreta da maestra che ama i bambini. Racconta qualcosa dei tuoi e delle letture che fai con loro. Un abbraccio. Un abbraccio anche a te, Margherita. E penso che voi la conosciate, ma se non la seguite andate sul canale di Margherita, che è una persona splendida, dolcissima. A me i suoi video piacciono veramente tanto. E allora, cosa raccontare dei miei bambini? Il mio primogenito si chiama Eugenio, come vi ho detto, è stato un parto cesareo programmato, e ha 5 anni e a lui piace molto leggere per il momento, è un gran appassionato di libri e di lettura. E la più piccolina invece si chiama Daphne, carattere completamente diverso. Eugi è un bonaccione, infatti fin da piccolo l'abbiamo portato in giro anche in aereo, lui dove lo metti sta, gioca tantissimo da solo, lo posso lasciare in camera anche per delle ore che lui si perda a disegnare, colorare, leggere, fare i suoi giochi. Daphne, adesso ovviamente scherzando perché l'amo follemente, ma è Satana incarnato, perché fin dalla pancia anche il ginecologo mi diceva: questa quando esce te le fa penare tutte, perché fin dalla pancia, mentre Eugi quasi non si sentiva, era lì podalico, seduto, dormiva. Daphne fin dai primi momenti è stato un delirio, è una vera peperina, è l'esatto opposto di suo fratello. Ed è piccolina, lei è nata a marzo del 2020, è nata in piena pandemia tra l'altro, quindi cioè, ho partorito da sola, sono stata 2 giorni in ospedale da sola perché poi tra l'altro ero stata messa nella stanza del pre-ricovero con una persona che poi era risultata positiva, quindi io ero negativa, però per sicurezza mi hanno isolato, quindi cioè, sono stata completamente, un parto completamente da sola. Ma va bene, è andata bene così, fortunatamente è stato un parto molto rapido, aveva fretta di venire al mondo, Daphne. E basta, cosa dire di loro? Le letture che faccio con loro, allora quando c'era solo Eugi, lui durante la giornata, quando stava a casa, mentre io leggevo il mio libro, magari un po' giocava, un po' leggeva per i fatti suoi, e la sera, leggevamo sempre 3, 4, 5 libri prima di andare a letto. Da quando è nata Daphne, purtroppo questa abitudine è venuta un po' meno, perché i primi mesi di vita io mi dovevo ricalibrare con una neonata e poi c'era Eugi e eravamo ancora in quel periodo che ogni 2x3 eravamo zona rossa, quindi spesso ero da sola con i bambini, ero molto affaticata, ero molto stanca, quindi quando arrivava l'ora di andare a letto, cioè ci mettevamo stesi lì, dicevo Eugi dormi, la mamma non ce la fa, non ne ha voglia. E adesso che Daphne è un pochino più grandina, potremmo riprendere questa abitudine, faccio un po' fatica perché non è appunto una bambina come Eugi che la metti lì seduta e sta a ascoltare la storia, no, ti prende il libro di mano, cerca di strapparlo, si agita, si tuffa sul letto, quindi proprio non riesco fisicamente a star lì di fianco a Eugi seduta a leggere. Spero che a un certo punto si calmi un pochino Daphne e di riprendere questa abitudine perché mi piaceva tantissimo. La cosa bella è che comunque Eugi è rimasta la voglia di leggere prima di andare a letto, quindi non tutte le sere, però spesso si mette lui da solo col suo libro nel letto a sfogliare, a raccontarsi le storie. E basta, non so cos'altro raccontarvi sui miei bimbi. Poi Simona S, nessuna domanda, tanti complimenti, grazie mille. Nunzia Caldarone, che anche lei non mi fa nessuna domanda, ma mi fa tanti complimenti, grazie. Daniela Balloc, o Balloc, non lo so, scusami, sei semplicemente favolosa, addirittura, grazie mille. Gerardo Gregorio, grazie a te. Melania Costantino, che sicuramente conoscerete perché è da tanto su YouTube, anche lei fa video sui libri. Che niente, mi fa solo tanti complimenti e un augurio per ritrovare momenti più sereni. Grazie mille, Melania. Note sui libri che dice 1.011ª iscritta. Grande. Nessuna domanda, solo grazie a te. E la dama dei libri. Ciao Alice, ciao. Una domanda che vorrei farti è come e con quale libro hai cominciato a leggere? Un abbraccio anche a te e ho già risposto più e più volte precedentemente. Quindi non mi sto a ripetere. Stefania Badagnani, che mestiere fai? Anche qui ho già risposto. In questo momento della mia vita faccio la mamma.
Giusy71 Nick, felice di far parte di questa tua gioia, ma ringrazio anche te di aver creato un canale interessante. Grazie mille. Nella mia famiglia sono ostacolata in questa passione per i libri da tutti, invece tu hai pure qualcuno che ti scoccia, scocciava o comunque distrae? No, io, allora, la mia famiglia di origine non è una famiglia di grandi lettori, mio fratello e mia sorella non leggono, e mio padre e mia madre sono dei lettori, non accaniti lettori, però leggono, cioè mia madre ha sempre il libro sul comodino prima di andare la sera a letto, legge, e anche mio padre, magari non tutte le sere, però hanno sempre letto, quindi sono nata e cresciuta in una casa dove i libri ce n'erano. Dove mi venivano comprati i libri e tuttora mia madre, quando finisce un libro, se non lo vuole più, se non ha intenzione di tenerlo nella sua libreria, me lo regala. E spesso mi dice: ho letto questo, te lo consiglio, tu cosa hai letto ultimamente? Quindi vengo da una famiglia di lettori non accaniti, però comunque i miei genitori hanno sempre letto e hanno sempre supportato questa attività. Non ho persone che mi ostacolano, nel senso che anche il mio ex marito è un lettore e non mi ha mai ostacolato, non mi ha mai rotto le scatole dicendomi compri troppo libri, comprane di meno, ne hai troppi da leggere, prima finisci quelli. Mi ha sempre assecondato perché ha sempre capito la mia grande passione. Anche lui è un lettore, poi anche per il lavoro che fa, legge un po' meno di me perché fa un lavoro molto stancante che lo occupa per la gran parte della giornata e della nottata. Però anche lui è un gran lettore, in questo, cioè, devo riconoscerlo che anzi, quelle volte che dicevo, cavoli, sono andata in libreria e sono caduta in tentazione, so che non dovevo comprarli, però ho comprato 3 libri, non mi ha mai detto nulla, anzi, nell'ultimo periodo in cui anche causa la maternità di Daphne, che è stata una maternità, insomma, che mi ha assorbito molto, è stata per certi versi molto pesante. Mi diceva fai bene perché è il tuo unico sfogo, quindi fallo e compra i libri. Quindi no, non ho mai avuto nessuno che mi ha ostacolato in questo. Poi Lucy in the Sky. Bel traguardo, te lo meriti, grazie mille Lucy. Quali sono gli atteggiamenti da lettore che proprio non sopporti? Ad esempio, quelli che rompono la costina, ricordiamoci la maglia, rompo le balle ma non le costine, quelli che si mettono in competizione, quelli che criticano un libro tanto perché hanno la puzza sotto al naso, sono esempi a caso solo per farti capire cosa intendevo. Allora, un po' ho già risposto prima quando parlavo dello snobismo. Non sopporto chi pensa di essere migliore degli altri. E chi pensa di essere un miglior lettore perché legge di più, perché legge meglio, perché sa analizzare meglio i libri, ne sa parlare meglio. Siamo tutte persone diverse, lettori diversi, a ognuno il suo e se non ti piaccio, ciao, tanti saluti. Non sei obbligato ad ascoltarmi, non sei obbligato a interfacciarti con me. Quindi questo è una cosa proprio che non sopporto. Altre cose. Mi possono dire che non le sopporto? No, perché non è questione di non sopportare, proprio perché ognuno fa quello che vuole. Diciamo che magari mi fanno un po' rabbrividire, ma nel tempo un po' meno, tipo chi rompe le costine, però anche lì dipende, perché se è un libro usato o non so come dire, ci sono dei libri che anch'io apro con poca usta e quindi magari si segna un po' la costina, ma non me ne frega niente. Dei libri invece che con cui uso le pinze e voglio che rimangano intonsi il più possibile, anche se li sto leggendo e li ho letti. Quindi anche lì dipende. Di solito non faccio le orecchie. Ecco, una cosa che mi dà un fastidio, questo sì, mi dà un fastidio enorme perché mi viene da dire ok, però ci sono tanti modi per fare le cose. È chi sottolinea i libri a penna e in maniera disordinata, perché che le sottolinei a penna ci può anche stare, ma usa un righello e fai una linea dritta. Quando vedo quelle sottolineature che tra un po' cancellano anche le parole perché sembra che l'abbia fatto qualcuno con il morbo di Parkinson con la penna, tra l'altro, ecco lì mi viene un colpo al cuore. No, santo Dio, un po' di precisione a livello almeno estetico, che se apro un libro e vedo che è tutto sottolineato, che okay, può essere anche una gioia, perché comunque a me i libri vissuti, per
piacciono in un qualche modo, quindi con l'orecchia, con l'evidenziatore, con il post-it, con la sottolineatura, però che almeno sia esteticamente preciso e ordinato. A me quelle sottolineature che sembrano veramente fatte in un momento in cui ti è venuto da starnutire, quindi ti è partita la penna, no, quelle proprio mi fanno girare le balle, perché mi viene da dire ci metti un attimo a prendere un righello, un post-it o qualcosa per fare la linea un pochino più dritta. Quello proprio mi fa girare i maroni. E altre cose, no, direi che lo snobismo e il sottolineare in maniera imprecisa a penna sono le cose che mi danno più fastidio. Altri non me ne vengono in mente. Poi Vera N, che non, qua c'è una risposta di chi, ok, che mi fa solo i complimenti, grazie mille. Maristella Sirocchi, che dice grazie a te del tempo che ci dedichi, grazie a voi, perché con i video che faccio siete voi che dedicate del tempo a me, io lo faccio molto volentieri. Miria De Bucanter, devi descriverti con un libro, quale sarebbe? Tra l'altro a questa domanda avevo risposto a un book tag e non mi ricordo che libro avevo scelto, non lo so. Avevo scelto un libro. Ah, forse avevo scelto Casa di Foglie, perché è un libro molto particolare, ogni pagina è diversa dall'altra e quindi rappresentava un po' il fatto che ci sono tante sfumature dentro di me. Però sì, altrimenti non saprei come rispondere. Ah, poi dice, un libro so già che è poco, quindi allargo a 5, perché avete imparato a conoscermi che faccio fatica a rispondere con un libro. Però sì, mi viene da rispondere come ho risposto in quel tag. Non mi vengono in mente altri libri che potrebbero rappresentarmi, perché potrei prendere un libro per ogni genere che ho letto. Un saggio, ma non uno in particolare, un saggio, un libro di King, un libro che ho letto quando ero piccola, quindi un libro di favole, di fiabe, un romance, perché gli aspetti della mia vita, gli aspetti della mia personalità sono tanti, ci sono tante sfumature di me. Tra l'altro, mentre leggevo questa domanda, secondo me io ho saltato una domanda. Scusate, un attimo di intrattenimento. Pa, pa, para, para, pa, para. Perché mi ricordavo una domanda a cui avevo risposto quando avevo provato a girare questo video ieri. Forse me la sono sognata. Le escursioni l'ho detto, le domande di Sebastiano le ho lette tutte, giusto? Ah, no, ecco, era una domanda di Sebastiano che avevo non avevo letto, però me la ricordavo, che mi chiedeva, quindi torno al messaggio di Seba, scusami, la domanda numero 7, qual è il tuo principale difetto? Allora, avevo una domanda che avevo saltato. E poi torniamo qui sopra. Ne ho tanti, ma non per dire, ho anche tanti pregi, però ho anche tanti difetti. Uno tra tanti che proprio mi dà fastidio, la pigrizia. Sono una persona estremamente pigra. Ho i miei momenti di mattana. Soprattutto quando sono in premestro, rivoluziono la casa, pulisco, faccio, scrivo, leggo, non lo so, sono gli ormoni che mi danno quella botta di vita, ma tendenzialmente sono una persona molto, molto pigra. Quindi questo è un grande difetto. E arriviamo all'ultima domanda, io spero di averle lette tutte perché le ho prese qua dal cellulare che a volte fa un po' di mischione, ma sono arrivata a 2 ore di video, quindi penso e spero di averle lette tutte. Torniamo sempre a Bu che dice: ciao, ecco la mia domanda. Visto che, almeno secondo il mio punto di vista, nessun libro ci insegna nulla, se
bensì è tramite la lettura che ridestiamo delle cose che già abbiamo dentro. Se non si avesse già la concezione, coscienza di qualcosa, non solo non potremmo capirla leggendola, ma neanche sapremmo che esiste. Pensiero profondissimo. Cosa è ciò che finora hai capito di te stessa attraverso tutte queste esperienze? Oh mamma! Questa è la domanda delle domande. Allora, quindi immagino che semplificando, cosa nella mia vita da lettrice, cosa i libri, se non sbaglio, correggimi se sto fraintendendo la tua domanda, hanno riportato a galla di quello che c'è già dentro di me e quindi cosa ho capito di me stessa attraverso tutte le esperienze vissute attraverso i libri. Giusto? Cioè, volevo semplificarla, ma l'ho complicata ancora di più dicendola così. Posso dire che arrivata a 42 anni di me non ho capito ancora niente. Ho capito che non c'è un'unica verità, che bisogna essere fedeli a se stessi, ma al tempo stesso abbastanza aperti e consapevoli che ci sono tanti mondi e tanti modi di vedere il mondo e non necessariamente uno è più giusto dell'altro. Quindi va bene avere le proprie convinzioni, le proprie opinioni, ma va bene anche ascoltare gli altri e ragionare, non prendere per partito preso tu hai torto, io ho ragione perché è sempre stato così, perché ho sempre pensato così, ragionare su quello che ci dicono gli altri, poi magari si rimane sulla propria posizione comunque, però anche il cambiare idea in certi termini e in certi momenti della vita, in certe situazioni, secondo me è sintomo di intelligenza, perché vuol dire fare esperienza di qualcosa, ascoltare l'esperienza magari di un'altra persona, ragionarci sopra e capire che magari quello che andava bene per noi 20 anni fa non può andare bene anche adesso, che le cose cambiano, le cose evolvono, le situazioni non sempre sono come noi ce le delineiamo nella nostra testa. Quindi ho capito che io che sono sempre stata una persona, soprattutto da molto giovane, molto tutto è nero, tutto è bianco. Quando ho un'opinione è quella e vado avanti come un treno e non mi scosto neanche di un millimetro, tornando anche al discorso della maternità dei figli quando ero un'educatrice, ero anche molto più giovane, non avevo figli, avevo delle idee ben chiare e mi veniva da guardare male chi non seguiva queste idee perché io ho studiato e la pedagogia dice così e questo libro dice cos'ha e quindi bisogna fare così. Ho capito, e anche leggendo tanti libri, anche sulla maternità e confrontandomi con tante persone che è bene avere dei punti fermi nella propria vita, ma è anche bene lasciarsi ogni tanto scuotere dal vento che provocano le altre persone che entrano nella nostra vita, libri compresi. Basta, finiamola qua perché poi dopo io quando parto con questi pipponi filosofici, dopo parto per la tangente, vado fuori tema, comincio a dire chissà che cosa. Quindi questo, che non esiste solo il bianco e il nero, ma esistono tantissime sfumature di grigio e che bisogna essere aperti agli altri. Aperti non vuol dire essere una banderuola che a seconda della persona che sia davanti si cambia opinione, si cambia modalità di vedere le cose, ma semplicemente far sempre funzionare le rotelline e essere anche un po' autocritici, non pensare di essere Dio in terra e di avere la verità in tasca semplicemente perché io ho fatto queste esperienze e tu no, io ho letto più libri di te, tu no, avere un po' di quella sana autocritica che ci fa stare un po' coi piedi per terra. Bene, 1 ora e 57, 2 ore di video che vedrò se spezzare o se mollarvele così sul canale, poi ve le spezzettate voi, ve le guardate quando e come volete. Io penso e spero di aver nominato, ringraziato e risposto a tutti i commenti. Erano, togliendo un paio di risposte che avevo dato io, sui 70-69 commenti, quindi spero e penso di non aver perso nulla per strada, nessuno per strada. Nel caso io l'avessi fatto, perdonatemi, e non l'ho fatto apposta.
scrivetemi qui sotto dicendo: oh, non hai risposto alla mia domanda, che semmai vi rispondo nei commenti. Di nuovo, grazie mille per le domande, per il seguito, per il fatto che continuate a guardare e commentare i miei video, siete sempre super carini, gentili, affettuosi. E basta. Sono riuscita a registrare le risposte al Q&A, sono molto fiera e orgogliosa di me. Adesso è 1:15 e vado a mangiare perché la mia pancia brontola e ho fame. Quindi un saluto, un bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!